quindi diciamo ricopre uno degli incarichi più diciamo delicati sicuramente dell'ordine, è colui che ha a che fare sempre con i numeri e che ci aiuta un pochettino a far quadrare i conti, anche se si occupa, come vi dicevo, di tutto ciò che riguarda l'implementazione tecnologica del nostro ordine, ed è il referente del neo istituito anche questo, è il gruppo di lavoro di psicologia scolastica, che si chiama appunto il gruppo di lavoro per la ricerca e l'intervento in materia di psicologia scolastica, che abbiamo voluto istituito ancor prima che venisse siglato il protocollo nazionale tra Ministero dell'istruzione e Consiglio nazionale Ordine Psicologi, così come l'istituzione della commissione università ha preceduto, no? Un po' tutte quelle dinamiche che oggi sono all'ordine del giorno e di cui sentiamo parlare molto spesso, no? La laurea abilitante, il tirocinio professionalizzante, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ci stiamo portando un po' avanti, ciò vuol dire che i contenitori che abbiamo creato rispondevano, no? Già un pochettino a quelle che erano le richieste degli interlocutori sensibili vicini alle psicologhe e agli psicologi, non solo campani, perché poi sia il lavoro che porterà avanti la commissione università, che già sta portando avanti, così come il lavoro che viene portato avanti dal gruppo di lavoro, hanno inevitabilmente dei risvolti anche a livello nazionale. E quindi in tal senso siamo sicuri almeno di esserci mossi nel modo giusto. E poi ringrazio anche Raffaele Nappo. Raffaele, ti abbiamo lasciato per ultimo, ma come ben sai, gli ultimi saranno i primi, che è un Abbiamo un collega. problema con la camera, mi diceva. Sta provando a riattivare, ma ci sente. Quindi Ok, si era quindi. un attimo bloccato il video. Perfetto, perfetto. Quindi ringraziamo anche Raffaele Nappo, che è un collega e un ricercatore e psicologo presso il MetaLab, che è il laboratorio per le metodologie e le tecnologie dell'apprendimento del centro Neapoli Summit. Ringrazio e ne approfitto anche per salutare e dare il benvenuto a tutte le colleghe e tutti i colleghi che in questo momento si sono connessi con noi anche attraverso la diretta Facebook. Avete perso solo questa piccola parte iniziale nella quale ho introdotto e ringraziato i nostri relatori, ovvero il professor Massimiliano Conson, il nostro Angelo Rega, consigliere interno, insieme anche a Massimiliano, e il dottor Raffaele Nappo. Allora, io non voglio togliere troppo spazio ai relatori, anche perché abbiamo notato che noi abbiamo pubblicizzato questo webinar, anche come la volta scorsa, con poco tempo di preavviso, perché abbiamo scelto di creare un format che si chiama appunto Metti una sera un webinar. Sono sicuro di non dover collegare questo ad altri tipi di riferimenti, perché sono sicuro che è una frase che conosciamo tutti molto bene. Però, siccome ieri siamo riusciti, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo emergenziale, alle quali quasi ormai ci stiamo abituando, a dare il benvenuto alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti, perché ci siamo resi conto un po' dalla documentazione che siamo andati a recuperare che da un paio d'anni non si svolgeva più questa pratica di benvenuto, che a noi sembrava molto significativa. E per quanto limitante la possibilità che abbiamo avuto di dare il benvenuto ai nuovi iscritti, perché l'abbiamo fatto attraverso una piattaforma dove le colleghe e i colleghi potevano solo alzare la manina, alla fine ci siamo invece resi conto di aver messo su un momento forse breve, ma sicuramente con diciamo una risposta emotiva da parte dei relatori molto intensa ed anche da parte delle giovani e dei giovani colleghi che ci hanno scritto poi anche successivamente i loro feedback, che sono stati davvero molto molto positivi. Quindi ci sembrava un modo giusto per iniziare quello di garantire attraverso l'ordine una formazione riconosciuta, anche se al momento non siamo ancora partiti in attivo con gli ECM, per un motivo molto semplice, perché voi sapete che a livello nazionale ci sono diversi processi che si stanno muovendo al riguardo per la pandemia. Per quest'anno abbiamo la possibilità di vederci riconosciuti già i primi 50 crediti dei 150 che riguarderanno il triennio 2020-2022. I termini per recuperare gli ECM del triennio precedente sono stati prolungati fino addirittura al 31 dicembre 2021, e siccome con il Consiglio nazionale stiamo lavorando ad una modalità
per la quale, se tutto va bene, potremmo forse riuscire addirittura a garantire il 60% degli ECM a tutti i nostri iscritti, considerate che poi di quel 40% rimanente il 20% può essere fatto in autoformazione, allora va da sé che siccome ci troviamo in un momento di profondo cambiamento, vogliamo fare le cose fatte con calma e fatte bene. Vi do giusto qualche breve informazione, stiamo rivedendo anche tutto il comparto tecnologico, se tutto va bene per dicembre avremo il primo La prima demo del nostro nuovo sito web per il quale stiamo facendo un lavoro che non è solo un lavoro grafico, perché stiamo rivedendo i loghi, stiamo rivedendo le impaginazioni, ma vogliamo fornire alle nostre iscritte e ai nostri iscritti un vero e proprio portale. Quindi fare in modo innanzitutto che questo portale sia collegato con il database degli iscritti e dare la possibilità a tutti di aggiornare le proprie informazioni. E quindi questo allo stesso tempo ci proteggerà da tutti quegli adempimenti, quale ad esempio oggi abbiamo quello della PEC, perché se avessimo avuto un sito già aggiornato in tal senso, gli utenti avrebbero avuto la possibilità di collegarsi al proprio pannello e quindi di inserire direttamente questi dati, ma soprattutto per dare la possibilità di avere un'area riservata interattiva all'interno della quale sviluppare una piattaforma FAD dedicata, perché noi crediamo molto nella formazione a distanza. Tra l'altro, caso vuole che Massimiliano Consone e Angelo Rega siano anche i nostri referenti al Consiglio Nazionale per la Formazione. Massimiliano, nello specifico, in questo periodo si sta occupando di mettere giù una serie di linee di indirizzo che riguardano appunto la formazione scientifica e professionale dell'Ordine. Un'altra informazione ve la do, perché le cose belle pare ce le stiamo un pochettino conservando perché non sempre riusciamo a comunicarle. Circa un paio di settimane fa il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania daremo notizia nei prossimi giorni anche di questo, ha approvato, tra l'altro ci pare all'unanimità, la nostra richiesta di inserimento del legale rappresentante, cioè io, dell'Ordine degli Psicologi nell'elenco speciale dei giornalisti, procedura propedeutica alla attivazione di una rivista, e quindi avremo a breve la possibilità finalmente di avere una nostra rivista scientifica, culturale, riconosciuta con codice ISBN online. Poi valuteremo la possibilità anche di fare delle copie cartacee. Quindi l'Ordine degli Psicologi avrà una sua rivista dedicata con un comitato editoriale. Il professor Consono ci ha lavorato già mesi e mesi fa, già definendo una bozza di quello che può essere il comitato di revisione, la peer review, e ci sono tutta una serie, diciamo, di iniziative in corso. Per quanto riguarda il bando scuola, abbiamo già riportato invece un pochettino tutto quello che c'era da dire anche attraverso i social, abbiamo inviato una newsletter dedicata. Oltre a questi webinar stiamo preparando una giornata importante con la professoressa Sorrentino dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per la giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne. Quindi stiamo organizzando questa giornata dedicata per la quale abbiamo inviato newsletter oggi a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti. Come vedete c'è tantissimo da fare. Noi questo fine settimana, come presidenti, siamo chiamati a partecipare venerdì e sabato al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e quindi porteremo tutta una serie di feedback che sono emersi anche dal nostro territorio e discuteremo insieme diciamo di tutto ciò che in Campania sta succedendo per fare in modo che poi le regioni che rappresentano oggi la nostra categoria professionale possano essere almeno un minimo sincronizzate a riguardo, perché non sempre è facile in questo momento di pandemia. Un'ultima piccola cosa la dico solo sulle richieste che stiamo ricevendo in questi giorni, che sono davvero tantissime, che riguardano la possibilità per le psicologhe e gli psicologi di spostarsi sul territorio e per quindi la possibilità da parte delle pazienti e dei pazienti di recarsi presso i nostri studi professionali. Voi sapete benissimo che dal 2018 con la Lorenzin, con la legge 3/2018, siamo a tutti gli effetti una professione sanitaria. Con l'ultimo decreto di pubblicazione dei nuovi LEA, il diritto all'assistenza psicologica diventa di fatto una norma dello Stato. Per questo motivo noi sentiamo di poter dire a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che noi possiamo spostarci anche da interpretazione dell'ultimo DPCM del 3 novembre e dell'ultima ordinanza del 13 novembre del Ministero della Salute. Poi è di oggi l'ordinanza regionale che è già sottoposta allo studio da parte dei legali. Ovviamente lo psicologo per spostarsi ha necessità
di dichiarare lo spostamento per motivi di lavoro, così come il paziente deve farlo per motivi di salute. È ovvio che tutto ciò, noi lo diciamo sempre, rappresenta un'interpretazione perché purtroppo come ente pubblico non economico non abbiamo il mandato istituzionale per poter dare una interpretazione lineare a questi pareri che molto spesso, purtroppo, lasciano spazio a numerosi dubbi. Abbiamo saputo di molti colleghi che hanno presentato autocertificazioni alle forze dell'ordine deputate al controllo e non hanno avuto nessun tipo di controllo. Altri ci hanno contattato, per fortuna questa volta pochi, dicendo che c'è qualcuno che invece li aveva fermati e non aveva ritenuto valido quello come motivo. Ovviamente noi in questo momento capiamo anche le difficoltà che le forze di controllo incontrano sul territorio, ma ribadiamo con estrema decisione la nostra appartenenza ad una professione sanitaria e quindi alla possibilità in questo momento di poterci spostare. Allo stesso tempo, per una questione anche di responsabilità, no? Per una questione di, diciamo, di salvaguardia, propria e altrui, anche dei propri pazienti, invitiamo, laddove possibile, in scienza e coscienza, tutti a valutare l'indifferibilità o meno delle prestazioni e quindi ad utilizzare, laddove fosse possibile, le modalità a distanza, non perché ci piacciono assolutamente, perché riteniamo tutti che il contatto umano sia imprescindibile per esercitare il nostro lavoro, ma possono in questo momento di pandemia, per un periodo limitato, aiutarci a contenere il contagio. Mi fermo perché poi mi riprometto di essere breve, ma il dono della sintesi non è mai stata una delle mie qualità principali. Vi introduco velocemente, il tema della giornata. Avete ricevuto la locandina. Non siamo riusciti, perché la nostra nuova società di comunicazione sta lavorando ancora alle basi strutturali del sito, a poter, anche allegare a quella locandina quelli che erano i contributi specifici. Per cui ve li leggo io adesso, ci saranno i tre contributi così diciamo esposti dal professor Conson, da Angelo Rega e da Raffaele Nappo, i cui titoli sono: allora, il primo è plasticità cerebrale indotta dal potenziamento cognitivo, il secondo è l'utilizzo di sistemi tecnologici nel potenziamento in età evolutiva e il terzo è un esempio di applicazione di sistemi tecnologici nel potenziamento delle funzioni esecutive. Detto ciò, vi ringrazio per la partecipazione. Ci sono 130 persone collegate solo attraverso Zoom, non ho modo di vedere quante ce ne sono adesso. Lascio la parola ad Angelo Rega che vi darà delle informazioni di carattere tecnico anche per tutto ciò che riguarda gli attestati, perché mentre io parlavo, lui era lì a definire le modalità per inviare a tutti il form per poter procedere con la richiesta poi dell'attestato. Ricordo che possiamo rilasciare l'attestato per adesso solo alle persone che partecipano attraverso Zoom, perché Facebook non ci dà la possibilità di andare a profilare o registrare le partecipazioni in modo sicuro. Per i prossimi webinar ci attiveremo per la questione ECM, perché come vi dicevo, stiamo valutando anche a livello nazionale la possibilità di lavorare insieme per ottenere anche una scontistica adeguata con i provider ECM. Vi ringrazio per la partecipazione e vi lascio in buone mani. Grazie. Allora, grazie Presidente. Allora, prima di iniziare, do giusto qualche informazione di carattere tecnico per i colleghi che stanno chiedendo l'attestato. Noi attualmente abbiamo 132 persone collegate su Zoom, 142 in diretta Facebook. Come vi dicevo, siccome è necessario avere l'attestazione della presenza per ricevere l'attestato, faccio l'invito magari anche a chi è collegato e vuole seguire in diretta Facebook di seguire il link che c'è giù nella descrizione poi del post, così che da poter entrare in Zoom. A fine webinar, all'interno della chat riceverete un link che vi manderà in un form dove potrete inserire i vostri dati e la segreteria del nostro ordine poi provvederà ad inviarvi direttamente l'attestato. Quindi tutto questo lo faremo a fine webinar, in modo tale che tutti quanti potranno avere l'attestato. Quindi queste erano le informazioni di carattere tecnico, quindi penso che adesso possiamo iniziare e entrare nel vivo di questo webinar, che più che un webinar sembra quasi un simposio per come è congegnato. Io faccio i complimenti al professore Conson che, diciamo, lo ha pensato. E se il presidente non vuole fare un altro saluto, lascerei la parola al professore Conson e per avere le slide a tutto schermo, noi spegneremo le webcam così che le slide del prof si avranno a pieno schermo. Va bene, grazie.
Allora No, vediamo. lascio la parola a Massimiliano, io resto qui e sarò presente dopo per rispondere insieme a voi alle domande dei colleghi. Giusto un feedback sulla visualizzazione, se è buona. Perfetto, perfetta. Va bene. Ricordo l'ultima volta che ci siamo dovuti organizzare in modo un po' old style, però insomma ha funzionato. Qui sarà Però ha funzionato. qui sarà un po' più facile. Allora, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. E mi fa piacere, come al solito, partecipare a questi webinar. Insomma, è una modalità per me relativamente nuova, ma mi ci sto adattando, insomma, per fortuna abbastanza rapidamente. Adattando quindi evidentemente il mio cervello si sta modificando rispetto a questa nuova richiesta e questo è pertinente con l'argomento di stasera. In particolare all'interno di questo contesto generale, dove poi attraverso gli interventi vedremo diversi aspetti relativi a come poter modellare l'attività neurofunzionale, cognitiva in età evolutiva, io mi soffermerò particolarmente sull'aspetto neurobiologico, che forse è ben rappresentato da un concetto molto noto, a dire la verità. Però mi fa piacere stasera cercare di entrare nel merito di questo concetto e fare luce su alcuni aspetti, ovvero quello di plasticità cerebrale. È noto ed evidente che l'attività complessa che caratterizza lo sviluppo del bambino implica una serie di cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti noi rispetto al comportamento di ciascun bambino nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma certamente questi cambiamenti comportamentali hanno dietro di loro un cambiamento consistente, enorme, del sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale inizia a svilupparsi ovviamente dopo il concepimento con un ritmo che è, diciamo così, incalzante. E questo ritmo ovviamente prevede una esplosione di fenomeni complessi che poi ovviamente si manifesteranno con l'acquisizione di tappe nello sviluppo appunto cognitivo, ma comportamentale, emotivo, sociale del bambino in modo abbastanza evidente. Ma il meccanismo che c'è dietro è questo grande, enorme cambiamento che implica una evoluzione del sistema nervoso centrale in termini maturativi e quindi questo cambiamento lo facciamo corrispondere al termine di maturazione. Adesso, quello che si può vedere è che se si considerano diciamo, io mi focalizzerei qui su questa slide dal punto, insomma, del momento in cui il bambino, insomma, nasce, il piccolo viene alla luce. Già prima, come si può osservare, prima del momento della nascita, come accennavo poco fa, ci sono dei meccanismi potenti che si sono attivati di neurogenesi, di migrazione neuronale, la glia, il tessuto di supporto all'attività nervosa si inizia a sviluppare. E come vedete, questo si vede perché le barre orizzontali viola indicano un arco temporale all'interno del quale è il massimo quel fenomeno, per poi sfumarsi in periodi di tempo adiacenti. E come vediamo alla nascita si iniziano ad attivare dei fenomeni che corrispondono alla genesi, allo sviluppo alla proliferazione delle sinapsi, la formazione della mielina, che quindi è quella struttura di supporto alla cellula che consente la rapida trasmissione dell'impulso. È un altro meccanismo molto interessante, interessa ovviamente tantissimo noi psicologi, perché vedremo tra poco che costituisce in realtà la base di quel cambiamento su cui va a poggiare il nostro intervento, quindi la potatura sinaptica. Senza entrare troppo nel dettaglio di questo processo, la potatura sinaptica implica che cosa? Che a monte tutti gli aspetti che sono precedenti all'esplosione della potatura sinaptica ad una grossa proliferazione cellulare dendritica e di sinapsi.
Ovviamente, come ben sappiamo, insomma, se osserviamo un albero da frutto, per rendere estremamente produttivo quell'albero da frutto, a un certo punto, diciamo, l'uomo interviene potando la parte verde in eccesso e facendo in modo che la linfa confluisca al massimo e converga su una struttura efficiente che darà tanti frutti. Diciamo che in realtà il meccanismo è assolutamente identico, quindi tutta la massa frondosa verde, se così possiamo dire, quindi le sinapsi in eccesso che il sistema nervoso ha prodotto in quantità incredibile, inizia ad andare avanti a un processo esattamente di potatura che mira alla massima efficienza, cioè l'obiettivo è generare dei sistemi neurali super efficienti. Questo processo, se osserviamo l'estensione della barra che corrisponde al synaptic pruning, vediamo che si estende per tutta l'infanzia, ma nell'adolescenza e nell'età adulta. E abbiamo dei dati che ci ormai dimostrano che questo processo va ben oltre i 20 anni d'età, quindi diciamo si sviluppa molto durante l'età adulta. Questo è il meccanismo cerebrale su cui noi ci focalizziamo, in particolare appunto gli psicologi che vogliono fornire delle stimolazioni orientali in qualche modo attraverso il loro intervento. Quindi, lunghissimo processo di maturazione, gli esseri umani, tutti gli esseri viventi sono quelli che hanno in particolare, in confronto con gli altri mammiferi, hanno un processo di maturazione che è il più lungo, è veramente lungo e complicato. In questo processo lungo e complicato, in realtà, appunto, si innesta l'influenza dell'ambiente. Perché una parte, soprattutto prima della nascita, di questo processo di cambiamento e maturazione è fortemente spinto e supportato dalla genetica, che dà delle indicazioni molto precise, dà delle traiettorie molto molto precise sulle quali diciamo l'ambiente ha poca influenza, ma già nel momento vicino alla nascita e di lì in poi successivamente il peso dell'ambiente sul cambiamento nervoso centrale, ma io mi focalizzerei sul cervello, è sempre più pesante, è sempre più potente e fino a definire un'influenza specifica dell'ambiente su questo processo di potatura sinaptica che implicherà quindi il cambiamento noto come plasticità cerebrale. In questa slide, che forse a prima vista può apparire complessa, in realtà si fa un parallelo tra i fenomeni neurologici e i cambiamenti comportamentali, in particolare del funzionamento motorio, comunicativo, sociale e cognitivo, nel corso appunto durante l'età evolutiva. Io ho provato un po' a separare per il periodo dell'infanzia. Nel periodo dell'infanzia abbiamo dei fenomeni di costruzione, diciamo così, del tessuto nervoso e di supporto che dal punto di vista comportamentale corrisponde all'acquisizione di tappe motorie rilevanti, alla comparsa di fenomeni sociali, di interazione, di gioco, e fenomeni che poi modificano nella loro evoluzione, per esempio durante la seconda infanzia, in un periodo che arriva fino alla pubertà sostanzialmente. Quello che notiamo è che nella parte alta di queste barre rappresentate orizzontalmente, cambia la tipologia dei fenomeni cellulari che va a caratterizzare il cambiamento del sistema nervoso e del cervello in particolare, quindi si lascia posto a questa sinaptogenesi, mielinizzazione, già diciamo si allarga alla potatura sinaptica, e a questo corrisponde l'acquisizione di altre tappe evolutive, no? Per esempio il sistema motorio diventa sempre più preciso, il bambino inizia a camminare, via via il suo controllo sulla deambulazione si fa sempre più raffinato, anche la comunicazione si sviluppa moltissimo,
ovviamente con una tappa cruciale che è quella del linguaggio, l'elaborazione emotiva si fa più complessa e quindi emergono fenomeni più articolati di interazione sociale. E qua vediamo, e su questo voglio un attimo focalizzare l'attenzione perché poi è legato agli interventi successivi, l'ultima barra, diciamo grigia, credo che questo colore sia un grigio, definisce lo sviluppo del funzionamento esecutivo, dei processi di controllo, insieme con le attività cognitive mentali più complesse, per esempio come il ragionamento astratto. Vedete che questa ultima barra in basso è quella che si spinge più avanti in direzione dell'età adulta e quindi ci sta dicendo che il funzionamento esecutivo, quindi i processi di controllo, no? I processi più squisitamente umani, dal punto di vista della loro complessità, sono quelli che in qualche modo richiedono più tempo per evolvere, per maturare e per raggiungere un livello di efficienza che è quello dell'adulto. Quindi abbiamo un'estensione di questo periodo nell'adolescenza, quindi vedete che c'è una corrispondenza tra il processo di potatura e il processo di sviluppo del funzionamento esecutivo. Vedete che le due barre indicate dalle rosse hanno un'estensione temporale molto molto sovrapposta l'una all'altra. Quindi questo che vuol dire? Noi abbiamo un tempo, evidentemente una sorta di finestra temporale abbastanza lunga dal punto di vista del tempo. Evidentemente all'interno di questa finestra temporale si stanno verificando dei cambiamenti, ma cambiamenti che non sono dettati tanto dalla genetica o dalla biologia, ma dei cambiamenti all'interno dei quali si può e certamente inserirà l'ambiente. Dunque, questo che cosa vuol dire? Che le finestre temporali che rimangono aperte, all'interno delle quali avvengono questi cambiamenti, la biologia le conosce da tanto tempo, le chiama periodi critici. Periodi critici per dire in quel momento, in quell'arco di tempo, un sistema all'interno della complessità dei sistemi dell'architettura, della nostra cognizione, del nostro sistema nervoso, sarà particolarmente suscettibile, particolarmente vulnerabile, particolarmente disponibile al cambiamento. C'è un po' un dibattito nella letteratura nel quale è inutile entrare o soffermarsi, e del rapporto tra periodo critico e sensibile. Alcuni autori tendono ad utilizzarli come sinonimi, altri autori no. In realtà il concetto di periodo critico implica un grado di rigidità di questa finestra sicuramente maggiore rispetto al periodo sensibile. Il periodo critico in realtà prevede che questa finestra abbia dei confini temporali rigidi e specifici, mentre il periodo sensibile implica la possibilità che questa finestra abbia dei confini molto molto più aperti. Ciò vuol dire che quest'arco temporale è come se rimanesse disponibile affinché qualcosa possa intervenire ancora per il cambiamento. Indipendentemente dal dibattito, cioè se sono sinonimi o meno, certamente in questa finestra temporale un sistema è vulnerabile. Quindi probabilmente questo elemento della vulnerabilità può apparire come una novità rispetto al più diffuso incito che è legato al concetto di plasticità cerebrale, cioè che sia un costrutto positivo. Cioè la plasticità cerebrale come fenomeno a connotazione positiva. In realtà evidentemente non è così. Di una vulnerabilità di un sistema durante il periodo sensibile implica che forse questa apertura, in realtà è una sorta di apertura al cambiamento, massima disponibilità al cambiamento, ma questa massima disponibilità al cambiamento non implica necessariamente che questo cambiamento sarà positivo, anzi questo cambiamento potrà anche essere negativo a secondo del tipo di stimolazione che il sistema riceve.
ovvero se immaginiamo un bambino che si trova in un ambiente dove ci sono ottime cure genitoriali, un ambiente stimolante, allora certamente il sistema, immaginiamo il linguaggio, l'interazione sociale, lo stesso funzionamento esecutivo, sarà modellato in una direzione che consentirà la massima efficacia del funzionamento di quel sistema. Viceversa, immaginiamo un ambiente caratterizzato da deprivazione, da deprivazione emotiva, da deprivazione degli scambi sociali, da scarsa stimolazione cognitiva. No? Immaginiamo un bambino che sia isolato rispetto alla comunicazione delle persone che lo circondano. Beh, certo, in questo caso la plasticità forse non sarà positiva, ma tutt'altro, sarà negativa, perché quel sistema cambierà in una direzione sempre più lontana da quel concetto della traiettoria tipica che poi è l'auspicio, diciamo così, di tutti noi. Allora, questo punto diventa particolarmente importante. La plasticità vuol dire possibilità di cambiamento, soprattutto in realtà sono varie forme di plasticità, ma quella su cui pesa di più l'influenza dell'ambiente è quella che si definisce experience dependent plasticity, cioè una plasticità dipendente dall'esperienza, che è quella legata, come dicevo prima, principalmente alla potatura sinaptica e al fatto che questa potatura sinaptica sia fortemente influenzata da ciò che accade nel mondo del bambino. Adesso volevo mostrarvi un dato abbastanza importante nella letteratura scientifica che dimostra in realtà, passatemi il termine, il lato oscuro della plasticità. Vi presento prima il lato oscuro per poi chiudere col lato positivo, diciamo in questo momento soprattutto mi sembra più giusto concludere con un lato positivo piuttosto che col dark side di un fenomeno. Ma questo è probabilmente quello che vi sto mostrando, è uno degli studi probabilmente più famosi nella letteratura scientifica sui fenomeni avversi dell'ambiente rispetto al cambiamento, allo sviluppo cognitivo, allo sviluppo del bambino. Questo è uno studio che è partito verso la fine degli anni 90, quando in Romania c'è stata un'esplosione demografica, perché allora c'era appunto ciò che imponeva appunto questa esplosione demografica addirittura. Quindi la Romania si trovò a un certo punto con un numero impressionante di bambini che non potevano più essere sostenuti dalle famiglie e quindi venivano istituzionalizzati. Quello è stato un grande problema, gigantesco problemale. Poi in realtà sono intervenuti dei supporti da stati esterni, in particolare gli Stati Uniti d'America, sono coinvolti per cercare di fronteggiare in qualche modo e contribuire a questa questione politica, ma certamente all'interno di questo scenario è stato avviato un progetto di ricerca. In questo progetto di ricerca si è tentato di capire quali fossero gli effetti dell'istituzionalizzazione sullo sviluppo cognitivo e anche comportamentale dei bambini. E quindi un gruppo di circa 140 bambini, 136 bambini a dire la verità, era il gruppo di partenza, sono stati poi in parte, diciamo così, casualmente divisi. Un gruppo di questi bambini è rimasto in istituto, l'altro gruppo è stato affidato a delle famiglie in adozione e nel tempo questi bambini sono stati seguiti e diciamo che sono seguiti ancora oggi. Ci sono degli studi del 2020 che hanno seguito longitudinalmente questo gruppo di ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi, e i dati sono emersi allora, sono stati abbastanza sorprendenti. Per quanto vedete il confronto tra bambini istituzionalizzati in rosso, in arancione
bambini che sono stati adottati dopo che avevano compiuto 2 anni. In azzurro quelli invece erano stati adottati prima di aver compiuto 2 anni e in grigio dei bambini di controllo che vivevano nelle loro famiglie di appartenenza. Quello che si vede già a colpo d'occhio, i dati sono significativi, barra rossa e arancione tendono a essere molto simili, invece la barra azzurra tende a essere vicina a quella grigia. Queste barre indicano il quoziente intellettivo e quello che si nota è che i bambini che vengono adottati non hanno lo stesso evoluzione, perché questi dati riguardano circa una valutazione da 4 anni, quindi dopo più o meno 2 anni che erano stati e che era stato avviato il progetto, ma il fatto che questi bambini fossero stati dati in azione delle famiglie non garantiva poi un cambiamento in senso positivo del processo che evidentemente disfunzionale era stato avviato prima, ma aveva un dato interessante, cioè se l'adozione era avvenuta prima dei 2 anni, evidentemente c'era un cambiamento che poi in realtà contrastava l'effetto, diciamo, disfunzionale dell'istituzionalizzazione. Dopo i 2 anni questo invece tipo di recupero non si osservava più. Nella parte bassa della slide potete vedere 4 raffigurazioni, sono diciamo così 4 teste, e nella parte destra vediamo che abbiamo 2 scalpi in realtà che tendono a rassomigliarsi, mentre nella parte sinistra ne abbiamo altri 2 che tendono a rassomigliarsi tra di loro. In realtà, di nuovo, vediamo che il loro funzionale del cervello, dei bambini che vivevano naturalmente nelle loro famiglie, di quelli, di nuovo, dati in adozione prima dei 2 anni di età, ad una indagine fatta ad 8 anni, sembravano questi 2 profili neurofunzionali corrispondere molto. Viceversa, questo non era possibile osservarlo nei bambini che invece erano stati dati in adozione dopo i 2 anni, che invece presentavano un'attività neurofunzionale molto più simile a quei bambini che purtroppo erano rimasti in istituto. In uno degli studi successivi fatti con un'altra tecnica, sempre dallo stesso gruppo di risonanza magnetica, si osservava come però facendo un'analisi più dettagliata sull'organizzazione, in questo caso sia della struttura bianca che della struttura grigia, si vedevano alcune differenze. La struttura bianca, cioè quello che vedete in alto, raffigurato con anche le barre arancione, si vede che gli istituzionalizzati hanno uno spessore, per così dire, della struttura bianca inferiore rispetto a quelli dati in adozione, a quelli mai istituzionalizzati, con la barra centrale che i ragazzi dati in adozione che si collocava un poco in zona intermedia, sebbene non differisse significativamente dai bambini mai istituzionalizzati. Sulla materia grigia invece, sulla struttura grigia, non si osservava lo stesso, per così dire, effetto positivo dell'adozione, ma i bambini dati in adozione mostravano un profilo di struttura grigia paragonabile a quella dei bambini istituzionalizzati. Quindi in qualche modo l'adozione era riuscita a contrastare gli effetti della istituzionalizzazione iniziale, ma questo soprattutto per i bambini dati in adozione prima dei 2 anni, anche se rimanevano delle aree che invece non beneficiavano di questo intervento. Dal punto di vista comportamentale, che si osservava? Allora, un dato che poi è stato confermato anche da studenti, l'ultimo è proprio di quest'anno, come vi dicevo i ragazzi sono stati seguiti longitudinalmente e moltissimi di questi bambini, vedete più della metà, presentavano disturbi d'ansia, depressione, ADHD, disturbo oppositivo provocatorio. In realtà l'adozione riduceva l'incidenza soprattutto dei disturbi internalizzanti, ovvero di ansia e depressione, ma non riusciva ad incidere sui disturbi esternalizzanti. C'era una consistente presenza di alterazioni linguistiche,
Queste alterazioni linguistiche potevano essere contrastate efficacemente se i bambini erano stati appunto adottati prima dei 2 anni, non dopo i 2 anni. Quindi in qualche modo si comprende che il profilo comportamentale, cognitivo, ma anche emotivo di questi bambini non risponde in modo omogeneo. Ciò implicherebbe che i sensi neurofunzionali alla base di queste diverse abilità hanno appunto finestre temporali diverse, all'interno delle quali l'adozione è riuscita ad entrare in alcune di queste, ma non in altre, evidentemente producendo degli effetti positivi nel caso in cui la finestra temporale era ancora aperta, ma non riuscendo a produrre effetti positivi se la finestra temporale era già chiusa o essere in procinto di chiudersi. Quindi questi dati, che ovviamente riguardano l'azione di cure genitoriali, dimostra con forza che esistono appunto questi periodi critici, o se vogliamo chiamarli sensibili, anche per lo sviluppo emotivo. Diciamo che i primi dati erano disponibili in letteratura sull'effetto delle avversità sullo sviluppo neurologico, veniva soprattutto da studi fatti sul sistema visivo. Ecco, qui questi dati dimostrano un potente effetto sull'organizzazione neurofunzionale di quei sistemi che sono deputati alla gestione del controllo non solo cognitivo, ma anche comportamentale ed emotivo. Allora, diciamo che queste evidenze sottolineano come in realtà la plasticità offre questo momento all'interno del quale si può inserire uno stimolo e produrre il maffetto. Lì, tra virgolette, ho messo la migliore opportunità per modificare un sistema, ma non so, in questo caso non so usare il termine migliore, perché l'effetto è stato negativo in risposta ovviamente a uno sverso. Però i dati ci dicono anche che, e questo è più in linea col concetto poi di periodo sensibile, che probabilmente queste finestre non si chiudono completamente. Non si chiudono completamente, e anche se la massima possibilità di cambiamento è stata superata, tuttavia quella finestra non si chiude, e questo vuol dire che l'ambiente può ancora esercitare la sua azione per modificare la traiettoria evolutiva di quel sistema. I dati, queste esperienze, diciamo che sono mentali per il nostro lavoro, quindi accogliamo con gioia queste evidenze, e soprattutto portano ad una revisione probabilmente anche dello stesso concetto di periodo critico e di periodo sensibile, revisionandolo nell'ottica di periodo ottimale, cioè una finestra temporale durante la quale il cambiamento potrebbe essere massimo, ma non è detto che poi questa finestra si chiuda. Quindi noi possiamo intervenire per provare a spingere la maturazione, lo sviluppo di quel sistema verso una traiettoria tipica. Ho trovato interessante questa rappresentazione, perché se vedete questa pila di cubetti colorati, lo sviluppo tipico può essere rappresentato dalla prima pila di cubetti colorati. Cosa succede? Che lo scivolamento del cubetto viola su quello rosa può rappresentare l'effetto di un evento avverso, no? Che inizia ad alterare quel sistema, ma come vedete poi si innesca un effetto a cascata, tecnicamente definito così, dove lo scivolamento del viola poi a sua volta favorisce lo scivolamento dell'azzurro, del verde e così via, sempre allontanandosi di più dalla traiettoria tipica man mano che il tempo trascorre. Allora la possibilità di intervenire rapidamente su un sistema, questo è fondamentale, perché non solo possiamo aiutare il sistema
che è stato colpito dall'evento avverso, ma possiamo pure evitare che da lì parti una cascata di eventi che allontanerà sempre di più lo sviluppo della persona da una traiettoria tipica. Quindi questo, diciamo che questa raffigurazione grafica già mette in evidenza un elemento molto 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 importante dell'intervento, della stimolazione, c'è quella della tempestività, cioè agire presto, ma forse più che agire presto, agire nel momento opportuno, per aiutare un sistema a diciamo così, recuperare la sua traiettoria in direzione tipica. Ormai, come accennavo poc'anzi, ci sono veramente tantissimi dati che ormai convergono nel darci delle indicazioni, no? Sui criteri che un intervento psicologico dovrebbe avere per raggiungere la massima efficienza. Allora questo intervento deve essere tempestivo, dove il tempestivo vuol dire precoce, ma precoce vuol dire nel momento opportuno. Prima ci accorgiamo che qualcosa non va, prima interveniamo, meglio sarà. Deve essere intenso, e tutti noi sappiamo che la maggior parte degli interventi psicologici hanno una natura di intensità, così come di ripetitività. Questo è fondamentale perché noi dobbiamo plasmare un sistema neurofunzionale. Per rimodellare questo sistema neurofunzionale noi abbiamo bisogno di lavorarci. Altri due elementi sono cruciali, cioè che l'intervento sia individualizzato, cioè sia specifico per quella persona, per quel momento evolutivo, per quel sistema che immaginiamo di dover modellare, e naturalmente la motivazione della persona, del bambino, del ragazzo che deve partecipare attivamente. Questi elementi convergono nel favorire la possibilità che l'intervento sia efficace. I dati che noi abbiamo disponibili ci dicono che questi interventi si possono realizzare e se soddisfano davvero i criteri che abbiamo appena visto, hanno la possibilità davvero di contribuire in modo importante a favorire una modifica, diciamo così, di traiettoria, naturalmente in una traiettoria tipica. Questi dati vengono da tante condizioni dello sviluppo, in particolare sono numerosi rispetto all'autismo, all'ADHD, per esempio, rispetto alla schizofrenia e alla depressione, e tutti convergono nel dimostrare che c'è la possibilità di favorire il cambiamento funzionale se interveniamo tempestivamente con estrema precisione e nel rispetto della conoscenza delle dinamiche maturative e plastiche del sistema nervoso centrale. Cioè noi dobbiamo sfruttare le nostre conoscenze per intervenire in maniera sempre più precisa. Mi faceva piacere mostrarvi questo, diciamo così, sviluppo recente, per esempio nell'ambito della psicopatologia. Oggi si tende a far convergere l'intervento tra potenziamento, quindi ciò che classicamente veniva più collocato nel contesto, per così dire, riabilitativo, cognitivo. Invece oggi parliamo di potenziamento e della possibilità che possa convergere, per esempio, con l'intervento psicoterapico, come nel caso di training complessi, cognitivi ed affettivi. Questo tipo di interventi che si vanno delineando sempre con maggior forza, cioè la possibilità di far convergere attività diverse per favorire il cambiamento del nostro paziente, capitalizza sulla base di un modello che, diciamo, ormai è molto consolidato in letteratura. Abbiamo veramente tante evidenze convergenti, molto solide, che, diciamo, in questo caso il modello riguarda, per esempio, la depressione.
Ormai ci sono dei dati, ma questi dati non riguardano solo la depressione, riguardano in realtà trasversalmente disturbi emotivi, quindi c'è un'idea di meccanismi transdiagnostici che stanno venendo fuori e l'idea che prima che si inizi un trattamento, vedete in alto a sinistra il cervello che ha una porzione in blu e quelle sono le aree prefrontali, appunto, diciamo così, la struttura principalmente responsabile del funzionamento esecutivo dei processi di controllo, e vedete invece una struttura più profonda in rossa, piccolina, e quella è l'amigdala. In blu che cosa? Il colore blu implica una scarsa attività, una scarsa efficienza delle strutture frontali, il rosso dell'amigdala implica una iperattività di questa struttura profonda. Ed è proprio dato dal rapporto, diciamo così, passatemi il termine, di forza tra la iperattività dell'amigdala e la scarsa capacità di risposta del sistema frontale che si esprime con la sintomatologia. Adesso ci sarebbero due opzioni per intervenire classicamente, anche questo lo sappiamo dalle evidenze. Una opzione che voi vedete indicata dal percorso delle freccette azzurre e l'altra dalle freccette verdi. Le freccette azzurre sono riferite al trattamento farmacologico. Da quello che si può intendere, guardando il cervello in basso a sinistra, è che la risposta al trattamento farmacologico, vedete, non cambia l'attività della corteccia prefrontale, che rimane sempre blu, ma che cosa fa? Riduce la iperattività dell'amigdala, che vedete adesso è rappresentata da un colore blu. Per via di un'interazione omeostatica nel rapporto che c'è tra amigdala e lobi frontali, l'ipoattivazione dell'amigdala facilita un ripristino dell'attività del lobo frontale. E quindi, come vedete, in basso a destra questo cervello più grande che ha una attivazione in rosso delle aree prefrontali, un'attivazione in blu dell'amigdala. La cosa è molto interessante se guardiamo il percorso in verde. In alto a destra abbiamo questo cervello che mostra adesso una colorazione che va verso il rosso delle aree prefrontali e una ancora colorazione rossa della amigdala. Questo che cosa vuol dire? Che l'attività della psicoterapia, in particolare questo modello sviluppato sulla terapia cognitiva, che cosa favorisce? Favorisce un recupero neurofunzionale dei lobi frontali. Di nuovo, per un meccanismo omeostatico, vedete che in basso a destra, di nuovo, si riesce a favorire una condizione dove si ripristina, per così dire, una efficiente attivazione prefrontale e una, di nuovo, ridotta attività dell'amigdala. Ecco, quindi si riesce ad arrivare a un equilibrio omeostatico che sarà lo stesso ma seguendo due strade diverse. Certo, però queste due strade diverse ci dicono che qualcosa di differente c'è, soprattutto a lungo termine. Ci sono dati di nuovo estremamente convergenti nel dimostrare che gli effetti della psicoterapia sono sicuramente a lungo termine rispetto invece a degli effetti che sono più ristretti come arco temporale della terapia farmacologica. L'idea che c'è dietro, e di nuovo su questo c'è tanta convergenza, è che appunto la psicoterapia, favorendo un cambiamento plastico del sistema frontale, in realtà consenta l'acquisizione di strategie flessibili per dire l'attivazione emotiva elicitata da qualunque evento stressante la persona dovrebbe affrontare successivamente. Dunque, cosa ci dicono questi dati nel complesso? Che oggi abbiamo gli strumenti per essere precisi nel nostro intervento e quindi guardare davvero all'aspetto positivo della plasticità, ma non dobbiamo negare che la plasticità abbia questo, datemi di nuovo il termine, lato oscuro. Questo che cosa vuol dire? Che se il nostro intervento è rigoroso rispetto a tutti i criteri che abbiamo visto, noi potremmo avere il massimo vantaggio dalla plasticità. Viceversa, se il nostro intervento non è rigoroso, allora noi potremmo addirittura
avere degli effetti negativi. Questo in qualche modo che cosa ci dice? Ci dice, e spero di comunicare quello che mi fa piacere comunicare in questo momento, questo vuol dire che il nostro lavoro è di estrema responsabilità, perché può porre un grosso impatto. Un grosso impatto non vuol dire sempre positivo, ma ovviamente, come tutte le forme di stimolazione ambientale, anche negativo. Quindi un grande potere che ha l'intervento psicologico, ma sappiamo che ogni diciamo potere grande implica una grande responsabilità. Grazie, io ho concluso. Ok, Massimiliano, grazie. Non so, c'è una domanda già e c'è una richiesta di avere la bibliografia del webinar. Va bene, sarà fatto. Poi, vabbè, c'è qualcuno che chiede, dice sempre che sono estremamente interessanti le nostre proposte di webinar, e poi naturalmente chiedono informazioni sull'attestato. Io ringrazio Massimiliano per questa presentazione, perché ne apprezzo sempre il valore scientifico, che è sempre molto, molto elevato, e soprattutto poi appunto per la ricchezza della bibliografia, che è aggiornatissima, e poi avere questi raffronti con alcuni aspetti neurobiologici dà anche un maggiore senso al nostro lavoro, no? Sotto l'aspetto poi di chi fa un lavoro di natura clinica è anche confortante, e nello stesso tempo, no, avere quel senso di efficacia che poi trova il suo riscontro negli aspetti neurobiologici e neuropsicologici, secondo me è fondamentale. Non so se il presidente vuole commentare, oppure intanto ci sono altre domande, quindi magari le legge lui. Il microfono disattivato. Il microfono. A volte è anche bello parlare da soli, è una sensazione davvero rincuorante, no? Pensavo alla questione che ha riportato prima Massimiliano anche sulle adozioni. Noi stiamo lavorando alla possibilità di creare anche un webinar sulle adozioni. Forse in effetti non avevamo pensato alla possibilità anche di coinvolgere chi si occupa poi di aspetti neurobiologici e neuropsicologici. Quindi potrebbe essere molto interessante, così come dai vari gruppi che stiamo creando in ordine è già emersa la necessità di creare un connettore, che noi vogliamo chiamare Link, che connetta diciamo il lavoro di questi gruppi e di queste commissioni. Così potrebbe essere interessante pensare alla possibilità, al termine di un certo ciclo di webinar, di poter mettere insieme diciamo diverse tematiche e incrociare un pochettino poi i vari campi del sapere. Quindi per quanto riguarda quello sulle adozioni, Massimiliano, sicuramente ti chiederemo di intervenire. Allora, per le domande che leggo, ci sono delle domande che riguardano, allora c'è una collega, Carmen De Vito, che ci chiede quali sono i periodi critici ottimali. Allora, la domanda, probabilmente non ho avuto modo di stressare questo punto, ma soprattutto in quella slide, forse un po' più complessa, voleva sottolineare che i periodi critici sono tendenzialmente diversi per gli specifici sistemi, no? Quindi è come se diversi sistemi avessero periodi critici diversi. Per esempio, un arco temporale che va attorno ai 2 anni d'età, abbiamo visto che lo sviluppo di relazioni affettive stabili, no? Cito il concetto di attaccamento sicuro, che è cruciale, ed hanno visto questi studi poi quanto sia predittivo del cambiamento, no? Cognitivo ed emotivo. Questo certamente è fondamentale, lo stesso è per il linguaggio. Viceversa, se guardiamo per esempio al funzionamento esecutivo, possiamo spostarci più in avanti, e quindi già dai 4 anni vediamo forme più complesse. Certo, già dai 3 anni iniziano ad esserci delle forme di controllo inibitorio, e per quanto riguarda il funzionamento esecutivo noi abbiamo una grande responsabilità, perché lo sviluppo di questa abilità, che poi è così importante per il comportamento umano, si protrae. Oggi abbiamo dei dati che ci dicono fino quasi attorno ai 30 anni, quindi ovviamente ci può far piacere che il nostro cervello sia disponibile al cambiamento fino all'età,
ma è anche vero che questo implica una vulnerabilità, cioè qualunque evento avverso impatti l'adolescente, e questo è il motivo per cui l'adolescente e l'adolescenza è un periodo così complesso, perché è complesso per lo sviluppo delle abilità esecutive, in particolare il controllo delle sistemi inibitori, le interazioni sociali, il rispetto delle regole. Sappiamo che in realtà c'è l'adolescenza è una fase della vita così complessa proprio perché il sistema esecutivo è assolutamente inefficiente. Sembrano degli adulti, ma il loro cervello è più paragonabile a quello di un bambino. Dal punto di vista del funzionamento esecutivo, questo lo possiamo dire tranquillamente. Ok, Massimiliano, poi ci sono altre domande, ad una hai già risposto perché riguardava l'età. Accogliamo nel frattempo la richiesta di Giulia, una collega che ci chiede un webinar sul parent training, e ti leggo questa domanda, ovviamente che è posta in termini, tra virgolette, un po' estremi, no? Nel senso, se una cosa funziona meglio dell'altra, quindi immagino che la risposta sia più complessa. C'è Nunzia che ci chiede: nella terapia cognitivo-comportamentale è possibile avere degli effetti a lungo termine maggiori rispetto alla terapia farmacologica? Come dicevo un po' la letteratura, anche qui c'è convergenza, psicoterapia, e i dati però a cui mi riferiscono poi nel particolare riguardano quella cognitiva, produce un effetto a lungo termine con uno span temporale maggiore della farmacoterapia. Questo proprio nell'ultima slide veniva evidenziato, perché probabilmente riconducibile ad una acquisizione di strategie che d'altra parte invece non verrebbe favorita. Questa è una delle possibilità che adesso è sul tavolo della letteratura scientifica. Ok, perfetto. Allora io direi che possiamo anche fermarci, perché sicuramente poi le domande sarebbero davvero tante e continue. Ringraziamo il professor Massimiliano Conson e lasciamo subito la parola ad Angelo Rega. L'intervento l'abbiamo già introdotto ad inizio webinar, e come sempre avrete la possibilità di fare domande, poi al termine dell'intervento del nostro tesoriere provvederemo qui a rispondere. Grazie. Allora, grazie. Condivido un attimo le slide. Ok. Provo a chiudere un attimo perché... forse quando si fa la condivisione. Ecco qua. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Io non mi aspettavo così tanta presenza a quest'ora, quindi sicuramente sono entusiasta per la partecipazione che stiamo vivendo, non soltanto a questo, ma devo dire proprio a tutti i webinar che stiamo presentando, e lo dico con orgoglio, da parte di tutti i membri del Consiglio e soprattutto dell'esecutivo. Io tratterò un tema che ha una sua particolarità, soprattutto accostato ad alcuni aspetti clinici, ad alcuni aspetti anche della neuropsicologia, che riguarda appunto l'utilizzo dei sistemi tecnologici nel potenziamento in età evolutiva. E buona parte del lavoro che vi presento è una riflessione soprattutto di natura anche teorica e operativa, applicativa, fatta verso i colleghi, è quella di andare a capire come la figura dello psicologo poi possa assistere e partecipare a tutte le trasformazioni che la nostra società sta vivendo rispetto ai sistemi tecnologici. E io parto sempre nelle mie presentazioni da un video che è molto molto famoso, che è quello della famosa bambina di Repubblica. Non so quanti di voi lo conoscono questo video, no? È una bambina che gioca con il tablet, una bambina di appena 12 mesi, quindi di un anno, dopodiché incomincia a sfogliare un giornale e lo vuole trattare come se fosse un tablet e dice: guarda il pitch che faccio con il dito, non funziona. Ok? Che cosa succede? È rotto? È rotto? C'è qualcosa che non va? Ok? Quindi lei è convinta di poter trattare una rivista come se fosse un tablet, a tal punto da incominciare a pensare che o sono le sue dita che non funzionano, guardate, inizia a pigiare sulla rivista,
oppure è convinta che la rivista sia rotta e che non funzioni nella maniera corretta di come deve funzionare. Naturalmente questo video è provocatorio rispetto al fatto che noi dobbiamo incominciarci a chiedere cosa sta succedendo rispetto al nostro comportamento, alla nostra cognizione, rispetto a quello che i nostri bambini, i nostri pazienti stanno vivendo nella società attuale. E proprio per fare questo, ho avuto la possibilità di fondare un laboratorio, un piccolo gruppo di studio che ha lo scopo proprio di occuparsi delle metodologie e delle tecnologie per l'apprendimento. Che cosa significa? Significa che oggi lo psicologo non può trascurare tutti questi aspetti che intervengono non soltanto nel mondo della clinica, intervengono nel mondo della socialità, intervengono su tutta una serie di aspetti cognitivi. Questo laboratorio si chiama MetaLab e vuole portare proprio all'attenzione della psicologia il rapporto che esiste tra psicologia e tecnologia. È un gruppo di lavoro estremamente interdisciplinare perché è costituito da psicologi clinici, è costituito da ricercatori, ma è costituito anche da informatici, ossia da programmatori che realizzano applicazioni che poi possono servire nei campi della didattica, nei campi della clinica, nei campi delle tecnologie assistive. Naturalmente, in questo momento storico, l'emergenza Covid ha aperto proprio un forte, dibattito, no? Perché ha messo a nudo quelle che poi sono, le nostre forse difficoltà come categoria, ma non le ha messe soltanto a nudo nell'ambito sanitario, psicologico, riabilitativo, le ha messe a nudo anche e soprattutto nei contesti della didattica. Abbiamo visto quanto è stato difficile nei periodi di marzo, di aprile imparare a gestire tutti i sistemi di didattica a distanza per gli insegnanti, per gli stessi genitori. È stato difficile per noi traslare tutta una serie di setting clinici ad un livello appunto di teleassistenza, di teleterapia, di teleriabilitazione. E questo ha aperto tutta una serie di momenti di riflessioni e ci ha fatto rendere anche conto come categoria professionale di avere questa necessità, no? Abbastanza anche emergenziale, di incominciare ad avere delle caratteristiche, delle conoscenze e anche degli strumenti che non possiamo più non pensare di avere proprio per la trasformazione attuale che stiamo vivendo. Nonostante, diciamo, questa emergenza, devo dire che sono poi emersi tanti saperi che forse per un bel po' di tempo erano stati sopiti. Noi come ordine abbiamo invitato la dottoressa Ada Moscarella a tenere proprio un webinar sulla psicoterapia online. Abbiamo visto da quanto tempo lei studiava già questa modificazione del setting, delle metodologie, di tutta una serie di aspetti. Ricordo che fu un webinar molto molto seguito perché cadeva proprio a cavallo, no? Dell'emergenza Covid. E tutti questi scenari si aprono anche per quanto concerne il mondo soprattutto della riabilitazione, dell'abilitazione e del potenziamento cognitivo, no? Quindi di tutti gli strumenti tecnologici che noi possiamo utilizzare all'interno proprio dei nostri setting clinici. Naturalmente viviamo anche un po' forse lo scotto del fatto che tutto quello che è tele o è qualcosa di tecnologico o è qualcosa che soprattutto nel nostro versante viene soprattutto dalla medicina, no? Perché la prima teorizzazione della telemedicina risale agli anni 70 e veniva identificata proprio come la pratica medica quando non ci poteva essere un contatto diretto, un confronto fisico tra medico e paziente. Si utilizzava una sorta di comunicazione multimediale o all'epoca attraverso un semplice telefono con il paziente. Stiamo parlando orientativamente di una definizione che risale più o meno al 1975. Nel corso del tempo la
telemedicina e la stessa teleriabilitazione in parte sono state incominciate a prendere in considerazione anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 97 ha incominciato a identificare la telemedicina come la possibilità di organizzare i servizi sanitari quando la distanza, no, incomincia a diventare una sorta di fattore critico, e che può essere uno strumento utile per effettuare processi diagnostici, di trattamento o addirittura di prevenzione. Ma naturalmente in questo contesto noi siamo sempre in un contesto che è più di natura proprio squisitamente medica. Poi che cosa è successo? Che la teleriabilitazione si è affacciata ancora una volta lontano dal contesto della psicologia, ma si è vincolata ancora al concetto della telemedicina, dove si immaginava il paziente che poteva ricevere a casa delle terapie, soprattutto in fase di riabilitazione fisica, quindi parliamo di fisioterapia e quant'altro, grazie all'assistenza virtuale di un operatore o addirittura di un fisioterapista. Quindi era ancora immaginata nel 2008 in un contesto ancora molto abbastanza lontano dall'aspetto poi della psicologia. Si incomincia a parlare di teleriabilitazione soprattutto per la fisioterapia, ma nel 2017, quindi nel 2018, quindi parliamo di momenti estremamente recenti, dove si incomincia a prendere in considerazione questa pratica per trattamenti neurologici, logopedici, cardiologici, occupazionali e psicologici, per le popolazioni anziane e per le popolazioni pediatriche. Ma stiamo parlando davvero di una letteratura recente, quindi possiamo dire anche che la ricerca non aveva concentrato buona parte delle sue attività su questi strumenti, ma soprattutto sull'elaborazione di alcuni modelli, perché poi, dato lo strumento tecnologico, che può essere sicuramente qualcosa di estremamente innovativo, ma sotto un altro punto di vista poi c'è bisogno di qualcuno che va ad elaborare dei modelli di utilizzo di questi strumenti, così come oggi forse molti colleghi stanno facendo, utilizzando sistemi come Skype, stanno incominciando, no, a realizzare il proprio modello, per esempio per il trattamento della psicoterapia, per il setting, il cambiamento del setting che interviene. E naturalmente oggi noi psicologi dobbiamo incominciare ad occuparci anche e soprattutto di questo. Vi ho riportato una slide, questa è una mia slide molto molto vecchia, perché faccio una riflessione su come gli psicologi del passato poi in realtà abbiano sempre avuto un occhio verso la tecnologia. Noi poi come popolazione, come categoria professionale attuale, l'abbiamo un po' perduta, no? Immaginate per esempio Vygotsky che diceva che le tecnologie possono essere intese come delle impalcature ai processi di conoscenza, no? Quindi allo scaffolding. Lui diceva: una tecnologia può contribuire a stimolare a livello individuale la zona di sviluppo prossimale del soggetto. Lo stesso Brunner ci parlava delle tecnologie come amplificatori delle abilità motorie, delle capacità cognitive, delle capacità sensoriali, no? E naturalmente lui le immaginava come tecnologie, qualsiasi forma di tecnologia all'epoca, non stiamo parlando soltanto del tablet oppure dell'app per computer, noi stiamo parlando per esempio anche gli occhiali da vista sono una tecnologia, e nel caso bruneriano del termine potrebbero essere identificati appunto come degli amplificatori di quelle che sono poi le capacità sensoriali, no, di un soggetto, o la stessa calcolatrice che oggi viene identificata come strumento compensativo. E poi il mio caro Piaget, perché Piaget partiva dal concetto, no, che la cognizione appunto è un processo attivo di costruzione proprio mentale, no, della conoscenza tra l'individuo e tutto quello che è disponibile all'interno dell'ambiente.
E quindi naturalmente il setting in cui noi lavoriamo, il contesto di vita all'interno del quale noi viviamo, si è arricchito di alcuni oggetti che partecipano alla costruzione mentale, no? Della nostra conoscenza. E quindi noi psicologi assolutamente abbiamo il dovere di andare ad indagare proprio su questi specifici aspetti. Ma ancora di più vi dirò che negli ultimi anni si stanno sviluppando proprio dei filoni, non soltanto di lavoro, perché oggi all'interno di una casa editrice, all'interno di un centro di riabilitazione, all'interno di un ospedale, all'interno di un ambulatorio, c'è ormai una figura professionale che è specializzata nelle tecnologie di natura psicologica, no? Si è parlato di tecno-psicologia e c'è chi definisce questo termine, le chiama psicotecnologie, no? Quindi artefatti reali, artefatti virtuali che intervengono in maniera determinante sui processi cognitivi, no? E quindi tutto quello che è un processo cognitivo è sicuramente di nostro interesse. Ma nel 2013, ed è una cosa che vi consiglio di leggere un po' come lettura, in un manuale edito dalla Pearson Italia, il manuale di valutazione delle tecnologie assistive, c'è un capitolo tutto dedicato a quello che loro definiscono psicotecnologo, cioè una professione psicologica, quindi uno psicologo specializzato nell'assegnazione delle tecnologie assistive, dove vengono delineati non soltanto tutti i compiti, no, dello psicotecnologo, quello che può fare, i questionari, le interviste che può utilizzare, ma anche tutti gli scenari applicativi che oggi esistono. Se noi oggi pensiamo alle ausilioteche che sono sparse per l'Italia, i responsabili delle ausilioteche sono degli psicologi che lavorano insieme a degli ingegneri appunto della riabilitazione per la realizzazione e la costruzione, per esempio, delle tecnologie di natura assistiva. Nella mia riflessione e soprattutto quello che poi è il nostro lavoro di ricerca è il fatto che oggi dobbiamo incominciare ad individuare un approccio unico di utilizzo delle tecnologie. Ogni singola area che possa essere della teleriabilitazione oppure del potenziamento cognitivo in un contesto di lavoro psicologico, logopedico, di potenziamento cognitivo o addirittura di trattamenti occupazionali, oggi non ha un modello unico. E nel nostro lavoro di ricerca noi ne abbiamo individuato uno in particolare, che poi nella relazione successiva vedrete proprio nell'operatività concreta, e quindi arrivare a questo approccio che a nostro avviso vuole essere una linea guida per i colleghi, che può essere quello forse più utile nella quotidianità del nostro lavoro. Una cosa che dobbiamo fare, e qui rientra soprattutto l'aspetto tecnologico, è che noi non possiamo arrivare ad un approccio unico se prima non scegliamo il paradigma tecnologico che noi vogliamo utilizzare. E questo vale sia per quello che è il concetto della teleriabilitazione, ma vale anche per tutto quello che è il concetto della teledidattica, oppure anche di quelle che sono le difficoltà dell'apprendimento. Nella teorizzazione che io vi propongo è il fatto che a mio avviso i sistemi di teleriabilitazione o comunque qualsiasi forma di sistema di potenziamento cognitivo deve partire da un paradigma tecnologico, e oggi i paradigmi tecnologici possono essere identificati in tre grandi categorie. Cioè noi possiamo scegliere dei sistemi aperti, dei sistemi chiusi e dei sistemi ibridi. Ok? Quando io definisco un sistema aperto, io mi riferisco a quello che tutti quanti noi abbiamo utilizzato. Ok? È il sistema di teleconferenza. Tutti quanti noi abbiamo usato Skype, Zoom con i nostri pazienti, perché sicuramente aveva tutta una serie di vantaggi. Noi parliamo attraverso Skype, quindi abbiamo una facilità d'uso, un'immediatezza, un basso costo, non sono richieste particolari competenze tecniche né allo psicologo né tantomeno al paziente, no? E quindi è soprattutto utile quando non sono richieste delle particolari azioni da parte dell'utente. Quindi lo immaginiamo per la psicoterapia, lo immaginiamo per la
logopedia. Però sicuramente ha tutta una serie di contro, può essere per esempio richiesta l'assistenza a casa di un caregiver. Se noi dobbiamo lavorare con un bambino c'è bisogno di un genitore che gli dia una mano, e poi tutto il modello clinico deve essere assolutamente rivisto, perché c'è l'impossibilità a poter utilizzare dei materiali. C'è la difficoltà anche a dover raccogliere dei dati, soprattutto nel caso del potenziamento cognitivo, o comunque se si conducono studi di natura clinica ma anche di natura di ricerca, senza considerare poi tutti i problemi che sono legati alla privacy. Poi un terzo paradigma tecnologico che esiste, che chi lavora soprattutto in ambito ospedaliero o comunque nelle grandi cliniche di riabilitazione conosce, soprattutto come neuropsicologo, sono tutti quei sistemi che io definisco chiusi, perché sono fatti da sistemi hardware e software specifici, un computer dedicato, un software dedicato e dell'hardware dedicato a quel tipo di trattamento, no? E sono efficaci per patologie proprio specifiche, vengono utilizzati quando è richiesto anche il monitoraggio di alcuni parametri di natura biologica, quindi ci sono dei sensori di natura biomedica, biomeccanica, proprio per avere delle informazioni precise, e soprattutto sono molto utili quando è richiesto un monitoraggio del dato estremamente strutturato. Naturalmente, se noi immaginiamo la grande popolazione degli psicologi, soprattutto liberi professionisti, se non incontrano e utilizzano questi sistemi all'interno di setting specifici, diventa veramente molto difficile potersene dotare all'interno dei propri studi professionali. E naturalmente questo è uno, no, dei contro di questi sistemi, perché le apparecchiature sono costose, a volte richiedono delle installazioni domestiche molto complesse a casa del paziente oppure all'interno del nostro studio, e diciamo sono necessarie quando c'è bisogno di un intervento costante, specifico, è richiesta una formazione, insomma a mio avviso sono quelli più ostici da poter utilizzare. Mentre invece io penso che gli psicologi, soprattutto i clinici e soprattutto i ricercatori nell'ambito dell'apprendimento, ma anche nell'ambito psicologico, possono dare un forte contributo soprattutto su questi sistemi ibridi, cioè la realizzazione di alcuni software specifici. Tutti quanti noi nella nostra quotidianità clinica andiamo a cercare delle applicazioni o dei software che ci possano aiutare, ok? Lo facciamo perché i software sono facili da usare. C'è una logica che è basata sulla gamification, quindi noi utilizziamo attraverso queste applicazioni di potenziamento cognitivo oppure educative quello che è il paradigma di base, che è anche familiare in età evolutiva, ossia il gioco. Ci sono dei contenuti che già sono preimpostati, se le applicazioni sono di buona qualità, questi contenuti sono sviluppati anche da clinici, immaginiamo quelle delle grandi case editrici più famosi, c'è una logica modulare, quindi ci permette di poterlo utilizzare in più contesti, come esercizio a casa, come esercizio a distanza, oppure all'interno dello studio. Molto spesso non richiedono neanche la presenza del caregiver, perché anche dei bambini con uno sviluppo cognitivo atipico sono in grado di utilizzarli, e soprattutto ci permettono una buona raccolta di dati diagnostici. Naturalmente abbiamo in questo contesto anche tutta una serie di contro. Tutta questa serie di contro sono dovuti dal fatto che noi un software, un tablet, non lo possiamo utilizzare qualora ci troviamo di fronte ad un paziente con alcune difficoltà motorie, no? Richiedono, per chi li deve sviluppare, uno sviluppo software costante e molto lungo. E soprattutto richiedono che uno psicologo sia in grado di andare a confrontarsi con degli ingegneri. Noi che nel nostro laboratorio facciamo proprio questo tipo di attività, la più grande difficoltà che abbiamo è proprio quella di andare a realizzare dei team interdisciplinari. Tanto è vero che poi alla fine abbiamo scoperto che forse la logica migliore è quella di dare agli psicologi delle competenze informatiche, cioè alcune volte è più semplice passare la competenza tecnologica allo psicologo e non viceversa.
poiché oggi esistono dei sistemi che permettono la realizzazione appunto di software e di videogiochi in maniera abbastanza semplice. Sicuramente sono dei livelli prototipali, quindi non sono dei software che possono essere distribuiti su larga scala, ma quel prototipo che porta in sé la natura clinica di quello che noi vogliamo andare a fare all'interno del nostro intervento, poi può essere dato ad una software house che lo può sviluppare in larga scala. Perché all'interno di questi software poi noi psicologi abbiamo un grande impatto? Perché naturalmente noi dobbiamo immaginare tutta la progettazione del gioco. Quello che vedremo nell'intervento di dopo, un software proprio per il training e l'assessment, quindi anche la valutazione delle funzioni esecutive, chi lo vede realizzato, chi non è psicologo, immagina un giochino. Okay. Ma dietro a quel giochino, dietro a quel compito di pianificazione, di shifting attentivo, di memoria, c'è un lavoro che soltanto un neuropsicologo con delle conoscenze cliniche è in grado perché naturalmente molti genitori sono in balia degli app store, quindi ti arriva il genitore che ti dice: guardi, credo fosse caduta la connessione un attimo, non so se mi sentite. Io ti sento adesso, sì, è caduta credo davvero per un attimo. Ah, ok, ok. Quindi è caduto, vabbè, io ero la slide però. Ah, ok, ricondivido lo schermo. E, quindi il concetto che volevo portare è soprattutto il fatto che noi possiamo incominciare a dare proprio un futuro a questi sistemi tecnologici anche rispetto a quella che è la professione proprio dello psicologo, no? Oggi abbiamo tanti psicologi e ci sono dei settori che richiedono le nostre competenze e questi settori non riescono ad intercettare i profili professionali adatti. E quindi a volte quando si parla con chi fa scouting di personale si trova proprio la difficoltà, no? Quindi il lavoro nostro è soprattutto quello di andare a lavorare su questi sistemi ibridi e quindi di incominciare anche a realizzare dei software che siano validati scientificamente, proprio per evitare che i genitori possano portare ai loro figli degli oggetti software che poi non sono utili, no? A volte ho visto delle app fatte per il training sulle emozioni che erano veramente terrificanti, altre sulla memoria altrettanto terrificanti, perché ormai il tablet e il cellulare sono delle scatole con un potenziale incredibile nelle mani poi dei genitori che nell'ansia di voler fare qualcosa per i loro figli non riescono poi a portare dei contenuti. E poi possiamo lavorare molto sulla gamification, sull'engagement, no? Noi sappiamo che quanto il gioco è potente per il bambino e sappiamo che buona parte del gioco si è traslato all'interno di degli strumenti tecnologici. E noi come psicologi, come anche ingegneri di questi processi sociali, dobbiamo andare a lavorare su questi aspetti della gamification e soprattutto lavorare sulla possibilità anche di una validità clinica certa di tutti i nostri sistemi. Guardate poi nella gamification, no? Quanto è importante, ci sta l'engagement dell'utente, quindi quanto noi facciamo alleanza con l'utente. C'è il concetto di reward, quindi della premialità, è un concetto psicologico. C'è il concetto del raggiungimento degli obiettivi, è psicologico. C'è il concetto della motivazione, è psicologico. C'è il concetto dell'apprendimento, è psicologico. C'è il concetto della sfida, è assolutamente psicologico. Quindi oggi direi che come categoria professionale lavorare proprio in questo settore è qualcosa di estremamente stimolante e qualcosa di estremamente importante. Chi se n'era accorto di tutto questo? Il nostro caro Piaget, perché attraverso la sua prospettiva costruttivista aveva proprio sottolineato, no, l'aspetto didattico del gioco. Il gioco è
è come una palestra per il nostro sviluppo, è un'esercitazione attiva e interattiva con l'ambiente. Quindi era proprio attraverso il gioco che si andavano a costruire, secondo lui, le abilità dell'individuo, no? In stretta correlazione con lo sviluppo neurobiologico, come ce l'ha fatto vedere Massimiliano, e cognitivo proprio del soggetto. Quindi sicuramente in tutto quello che riguarda il potenziamento cognitivo, ma dal lato dello sviluppo, lo psicologo può dire assolutamente la sua e fare la sua parte in maniera egregia. E nella presentazione di dopo vedrete un software realizzato durante il periodo pandemico, precisamente abbiamo iniziato a svilupparlo il 20 aprile, oggi ha uno scopo di ricerca, ma sarà disponibile già per tutti i colleghi che lo vedranno in maniera assolutamente gratuita, si potrà provarlo, che permetterà di fare un assessment in via sperimentale e un training in via fattiva proprio sulle funzioni esecutive. Quindi ho fatto questo intervento che voleva essere soprattutto più di natura culturale, perché essendo la prima volta che parlavo al pubblico degli psicologi attraverso appunto l'ordine di questa tematica, volevo soprattutto creare una cornice di natura teorica e culturale. Ci tenevo soprattutto a lanciare l'aspetto culturale di tutto quello che noi stavamo dicendo. C'è anche una direzione poi per gli operatori e per i docenti, perché poi anche i docenti utilizzano questi strumenti, gli operatori all'interno dei centri di riabilitazione. Sicuramente c'è bisogno poi di una formazione generale, no, del personale, non possono essere dati questi strumenti a tutti. Le grandi case editrici vendono strumenti per il potenziamento cognitivo ad urbi e torbi, a qualsiasi persona che non ha la capacità poi di andare a comprendere qual è l'area su cui quella determinata applicazione sta intervenendo. Quindi almeno una formazione, no, di questi docenti nell'ambito del tutoring DSA io la potrei immaginare. E in ogni caso, anche quando vengono utilizzati questi sistemi per il potenziamento cognitivo, io sono sempre per la presenza di una diagnosi accurata, come solo un neuropsicologo può farla, uno psicologo può farla, ma anche di una supervisione dei percorsi di training e di potenziamento, che non devono essere lasciati lì in maniera automatica. E poi, a mio avviso, per i piccoli cambiamenti che vediamo, una necessità di assessment costante su tutte delle piccole aree. Quindi io sono anche dell'idea proprio di introdurre il concetto proprio di supervisione all'interno di questi percorsi di potenziamento cognitivo. Oggi si fa, ma non si fa in maniera così stringente. Quindi vi ringrazio e spero che vi sia passata l'aspetto innovativo che la nostra professione oggi si trova a dover fronteggiare. Grazie. Allora, grazie Angelo, hai utilizzato il termine con il quale io avrei descritto questo tuo intervento, cioè quello di innovativo. Tu sai benissimo che al Consiglio Nazionale faccio parte di questa commissione che si chiama Commissione Tutela per i Cittadini e Valorizzazione dei Valori e Promozione dei Valori della Professione. Ed uno dei termini che io ho fatto, almeno per quello che poteva essere il mio contributo fatto segnare in agenda, è stato quello di sottolineare le potenzialità che la psicologia oggi può ricoprire nei cosiddetti ambiti emergenti. L'abbiamo detto anche tanto tempo fa quando abbiamo fatto alcuni webinar, quando non eravamo, anzi, passami questo lapsus, alcuni incontri, non erano webinar, i webinar c'erano ma li utilizzavano davvero in pochi. Noi parlammo della possibilità per gli psicologi di lavorare anche per enti e per associazioni che si occupano di tecnologia, perché si è visto, questo ce lo dicevi anche tu, che è più semplice, no, formare agli aspetti tecnologici uno psicologo che formare ad alcuni aspetti psicologici un tecnico. È ovvio e va da sé che le competenze devono essere competenze trasversali e parallele, che ognuno fa il suo lavoro, ma si è visto che gli psicologi possono fare tanto e possono dire tanto anche diciamo su questi temi. Tra l'altro, mentre parlavi, per una sensazione di nostalgia, sono andato a recuperare un testo qui universitario di 16 anni fa,
dove si parlava di, non mi ero accorto che erano trascorsi 16 anni, dove si parlava di tutti gli aspetti psicologici e pedagogici delle piattaforme di e-learning. E si parlava della possibilità nel futuro, ma si parlava di un futuro, diciamo, assai diciamo, remoto, di prevedere i primi corsi universitari online. Quindi va da sé che la riflessione all'emergenza tuttora in corso ci fa capire come siamo stati costretti a velocizzare tutta una serie di processi e quindi a inserire all'interno di un contesto organizzativo un qualcosa che fino a poco tempo fa era impensabile. Questo ci spinge a rivedere tutta una serie, no, di considerazioni e a non poter fare a meno di tutto ciò che è tecnologia e che è tecnologico, con i pregi e con i difetti che tutto ciò comporta, soprattutto per quanto riguarda diciamo lo sconfinato contenitore dell'apprendimento. Io ti ringrazio perché ho trovato poi questa tua ultima riflessione davvero estremamente interessante. Grazie, grazie. Allora, io ho visto che ci sono un po' di domande, ma risponderei in maniera testuale, singolarmente, magari, mentre diamo poi la parola a Raffaele Nappo, se no gli rubiamo troppo spazio. Già ci siamo rubati dei minuti della sua presentazione. Che ne pensi? Sì, io sono completamente d'accordo, anche perché lui poi ci consentirà di entrare nel pratico, no? In parte con questo esempio di applicazione di sistema tecnologico per il potenziamento delle funzioni esecutive, e quindi va a completare questa cornice teorica che tu invece hai anticipato. Quindi lasciamo la parola a Raffaele e siamo tutti qui ad ascoltarlo. Ok, condivido lo schermo con la mia presentazione. Ok, la vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la costruzione di questa presentazione, ho cercato un po' di pensare a cosa potesse servire appunto agli psicologi o appunto a chi sta in qualche modo lavorando al potenziamento delle funzioni esecutive nel bambino, nei disturbi del neurosviluppo. A questo punto ho pensato in qualche modo che la presentazione dovesse avere una duplice o forse triplice funzione o obiettivo, cioè da un lato spiegare appunto le funzioni esecutive, un'alterazione, una caduta delle funzioni esecutive nei pazienti con disturbi del neurosviluppo, in qualche modo offrire diciamo agli psicologi una sorta di guida, quindi che cosa, quali strumenti sono presenti in letteratura, ponendo in qualche modo anche l'accento a quelli che adesso, come diceva Angelo, sono dei supporti o comunque dei metodi alternativi a quelli già esistenti, e poi infine mostrare appunto un esempio, ossia un esempio di applicazione di un metodo alternativo. Però appunto l'impostazione di questa presentazione è anche offrire un po' agli psicologi o agli studenti, a chi si sta in qualche modo avviando verso questa professione, avere proprio una cassetta degli attrezzi, cioè che cosa può utilizzare sia per valutare e sia in qualche modo per trattare, le funzioni esecutive. Innanzitutto, che cosa intendiamo per funzioni esecutive? Sappiamo che è un termine generico, ossia un termine umbrella, che include un insieme di processi cognitivi che possono andare dall'inibizione alla working memory, alla pianificazione, che sono in qualche modo tra di loro relati. Queste funzioni esecutive sono associate con una presa di decisione, di risoluzione di problemi e comportamenti orientati al raggiungimento di un obiettivo e permettono di affrontare situazioni nuove, complesse, con informazioni conflittuali. In poche parole, le funzioni esecutive garantiscono all'individuo un comportamento adattivo a quelle che sono le richieste provenienti dall'ambiente, in qualche modo anche diciamo, estremamente flessibile. Sappiamo che cosa? Che queste funzioni esecutive possono essere compromesse. Facciamo bene attenzione, in alcuni casi non si parla di un danno, una compromissione, effettiva, ma di un'alterazione del loro sviluppo. Quindi non si parla più, poi vedremo, di trattamento, di riabilitazione, appunto, ma di interventi che in qualche modo possano educare il bambino e garantire un adeguato sviluppo di queste competenze.
In letteratura è stato visto che c'è una compromissione o una caduta, meglio dire, delle funzioni esecutive nei bambini con ADHD. In questi bambini è presente una compromissione della pianificazione, della memoria di lavoro e dell'inibizione. Anche nei DSA è stato osservato che cosa? Una caduta a livello della fluenza verbale, della memoria di lavoro, della flessibilità cognitiva. E nei disturbi dello spettro autistico una compromissione, una caduta è stata osservata nei processi di pianificazione, inibizione e flessibilità cognitiva. Anche in altri sindromi del neurosviluppo, in qualche modo nella sindrome di Tourette, sono state osservate delle compromissioni, ossia memoria di lavoro e inibizione. In bambini pretermine, in cui è stata osservata una caduta, una alterazione, un mancato sviluppo della flessibilità cognitiva, della memoria di lavoro, dell'inibizione, della pianificazione, e poi anche in sindromi genetiche, come appunto la PKU, è stata osservata una caduta a livello della pianificazione, dell'inibizione e della flessibilità cognitiva. Quindi in ogni caso, nei disturbi del neurosviluppo, noi vediamo una caduta o un alterato sviluppo di queste funzioni, queste diciamo particolari forme di processi cognitivi di ordine superiore. Ma l'aspetto più importante in questa presentazione è questo, ossia lo sviluppo atipico delle funzioni esecutive è associato anche con una peggiore condizione clinica, con un deficit di apprendimento. Questo per esempio è stato osservato nei pazienti con ADHD, con problemi con il successo scolastico e comportamenti maladattivi o aggressivi. Ossia quindi le funzioni esecutive o una loro caduta in qualche modo vanno comunque ad influenzare, a modificare, a definire in qualche modo anche la condizione clinica, il disturbo del neurosviluppo come si presenta. Appunto la condizione, per esempio la gravità della condizione clinica. Ad esempio c'è un interessante articolo abbastanza recente di Watson del 2016 che osserva come anche all'interno dei DSA un'alterazione delle funzioni esecutive si presenta come problemi ad esempio nell'inibizione, cioè selezionare quelle che sono le informazioni rilevanti da quelle irrilevanti, oppure pianificare il proprio lavoro, quindi gestire, fare, veramente definire quelle che sono le sue proprietà, o diciamo le priorità, e quindi in qualche modo strutturare il piano di lavoro. In questo, diciamo, questa slide è estremamente importante perché fa capire come lo psicologo che lavora con i disturbi del neurosviluppo non può in nessun modo ignorare le funzioni esecutive, per diverse ragioni. A, perché c'è una caduta di queste particolari funzioni cognitive e quindi un intervento in qualche modo diretto volto a garantire uno sviluppo adeguato di queste funzioni cognitive, ma anche perché un lavoro sulle funzioni esecutive permette in qualche modo di agire in maniera indiretta, quindi trascinare anche che cosa? Il trattamento classico del bambino con disturbo del neurosviluppo. Ad esempio immaginiamo quando lavoriamo sui disturbi dell'apprendimento con i DSA. Quindi in questo caso un lavoro sulle funzioni esecutive mi permette in qualche modo di incidere in maniera indiretta appunto sulla terapia classica, ad esempio garantendo la motivazione, il coinvolgimento, una partecipazione attiva e quindi l'aderenza alla terapia e poi anche quindi in questo caso diciamo di conseguenza garantire anche poi un maggior beneficio che il bambino ricaverà dalla terapia stessa. Quindi è ovvio che in qualche modo lo psicologo che lavora con bambini con disturbi del neurosviluppo o con sviluppo atipico non possa ignorare una valutazione delle funzioni esecutive e in qualche modo anche un loro trattamento o diciamo inserirle all'interno della pratica clinica vera e propria. Ma andiamo al sodo, passiamo un po' al secondo obiettivo che io mi proponevo, ossia fornire agli psicologi o comunque per chi si sta approcciando a questo al lavoro col bambino con sviluppo atipico, vedere un po' che cosa può utilizzare, quali sono gli strumenti che esistono già in letteratura e che mi permettono in qualche modo di valutare le funzioni esecutive. E abbiamo innanzitutto degli strumenti, questa è una interessante rassegna che ha fatto Poletti nel 2014, in cui fa appunto questo schema in cui si presenta, si osserva sia le principali funzioni esecutive che sono note in letteratura, ossia flessibilità, inibizione,
memoria di lavoro e pianificazione. La loro componente, per esempio nel caso dell'inibizione, la componente cognitiva e motoria, la memoria di lavoro, appunto il loop fonologico, il taccuino visospaziale e l'esecutivo centrale, e poi appunto abbiamo la pianificazione. La tabella mostra quelli che sono i test, quelli presenti appunto tarati su una popolazione italiana, molti appartenenti ad esempio alla BVN come il Modified Carding Sorting Test, oppure ad esempio abbiamo altre prove che appartengono alla BIA, ossia batteria italiana per la DHD sviluppata appunto da Marzocchi et al. E poi nell'altra colonna vediamo appunto la taratura, cioè appunto ad esempio nella Modifying Card Sorting Test della BVN abbiamo una taratura di bambini che va dai 5 agli 11 anni ai 12 ai 18 anni, mentre nella versione di Sagno, Fancello e Cianchetti abbiamo una taratura di diciamo con bambini che vanno dai 4 ai 13 anni. Quello che, diciamo, rispondendo ad una domanda che vedevo, posso comunque fornire, cioè posso dare le slide, quindi alla fine di questa presentazione ci sarà appunto la mia mail e potete contattarmi appunto in caso diciamo, si volesse chiedere appunto queste slide. C'è quest'altra parte appunto sulla valutazione, ossia l'attenzione. Vedremo ad esempio che quando lavoriamo con alcuni modelli di trattamento e di potenziamento, immaginiamo ad esempio il modello di Benzo del 2007, il modello di Benzo ritiene importante agire o ritiene che in qualche modo l'attenzione sia un elemento, un processo cognitivo fondamentale che in qualche modo garantisce e sostiene l'adeguato sviluppo delle funzioni esecutive. È chiaro quindi che un clinico non debba solo considerare le funzioni esecutive, ma all'interno di questa procedura debba anche comunque prestare attenzione a quelle appunto che sono le diverse componenti dell'attenzione, ossia l'attenzione selettiva nelle due componenti uditiva e visiva, l'attenzione sostenuta e lo shifting attentivo. Anche in questo caso ho voluto, diciamo, preso in prestito da Poletti 2014 questo schema, a mio avviso molto interessante, perché appunto fa una rassegna degli strumenti che sono presenti per bambini appunto italiani. Soprattutto è interessante questa versione di Scarpa, per esempio tra il making test di Scarpa et al nel 2006, che ha in qualche modo fatto una taratura abbastanza ampia sia appunto tra il making test, ma anche di compiti come ad esempio il Go No Go. Passiamo invece agli strumenti che esistono per il training. Ho voluto riportare qui Marzocchi, diciamo citare Marzocchi e Palagusta del 2018 nel loro libro Le funzioni esecutive in età evolutiva, in cui a mio avviso c'è una descrizione sia molto dettagliata e adeguata, cioè molto approfondita di quelli che sono i modelli presenti in letteratura che vanno appunto a studiare la quantità, la presenza, quante funzioni esecutive ci sono. Dal lato però evidenzia anche come valutarle e anche come trattarle, e Marzocchi e Palagusta citano ad esempio diversi interventi, ad esempio un intervento sull'ambiente. L'intervento sull'ambiente per esempio può essere considerato il coinvolgimento dei compagni di scuola del bambino, può ad esempio considerare diciamo un lavoro sui compiti, ad esempio la semplificazione dei compiti, oppure modificare o lavorare sull'insieme di incentivi e di feedback che tende a dare al bambino. Abbiamo poi degli interventi sulla persona, ossia valutare quelle che sono le funzioni esecutive adeguatamente sviluppate e quelle invece carenti, garantire in qualche modo la consapevolezza del bambino su quelle che sono le funzioni esecutive e in qualche modo appunto lavorarci. Abbiamo poi degli approcci integrati che sono appunto ad esempio quello di McCloskey et al. 2008, in cui appunto sono integrati perché prevedono un lavoro tanto sull'ambiente quanto sulla persona, ad esempio cercano di stimolare la consapevolezza delle funzioni esecutive, trovare ad esempio dei metodi di potenziamento di quella specifica funzione cognitiva e infine capire appunto, individuare un sistema di ricompensa adatto per il bambino.
Abbiamo poi Marzocchi e Valagussa del 2018, citano anche le routine. Queste routine sono appunto dei comportamenti che pian piano il bambino si cerca appunto di educare allo sviluppo di questi comportamenti, che possono in qualche modo essere, avere come target, avere come bersaglio, come obiettivo lo sviluppo di un'unica o funzione esecutiva o comunque più funzioni esecutive. Abbiamo poi il modello di Benzo. Il modello di Benzo è un modello, come stavamo dicendo, integrato, ossia prevede comunque un lavoro non solo su una singola funzione esecutiva, ma l'implicazione anche di un lavoro sull'attenzione. Questo include o richiede una esposizione graduale ad uno stress, quindi in qualche modo abbiamo un livello di complessità che cresce, abbiamo la presenza di rinforzi positivi, di un allenamento costante, ma anche appunto di una collaborazione con la famiglia e la scuola. Però vi sono comunque dei limiti a quelli appunto che io ho chiamato degli strumenti classici. Questo sì, il discorso si rivolge ad alcune batterie, come può essere appunto la BIA, come sicuramente abbiamo delle prove che più si avvicinano o utilizzano un materiale più affine al bambino. Ma in qualche modo, almeno lavorando con i bambini, si è trovato che questi bambini li trovano in realtà poco coinvolgenti, poco stimolanti e poco coinvolgenti. Abbiamo poi che cosa? Che a volte delle procedure sono delle procedure mutuate, o comunque sono delle batterie o delle prove in qualche modo mutuate da ciò che esiste già nell'adulto. E questo ancora una volta non favorisce la motivazione o la partecipazione del bambino. A volte la variabilità delle prove è comunque molto bassa, quindi o ci sono poche versioni parallele lì dove ce ne sono, ma in alcuni casi non ne esistono, quindi anche qui è un limite importante. E un altro aspetto sicuramente importante è che questi strumenti non possono essere somministrati a distanza, ossia raramente o in maniera molto molto difficoltosa il terapista può comunque utilizzarle in un contesto di teleriabilitazione o di lavoro a distanza col bambino. A questo punto quindi sono stati in qualche modo considerati anche dei metodi alternativi, ad esempio c'è una rassegna, due rassegne di Diamond et al. 2011 ed una rassegna del 2012, in cui Diamond evidenzia più metodi alternativi, ma qui ho riportato quelli che hanno in qualche modo una evidenza scientifica, o perlomeno hanno una base scientifica per quanto riguarda la loro validità e i loro effetti. Abbiamo quindi dei computer-based training, vedremo Diamond cita per esempio CogMed, abbiamo un'interazione tra training e computer-based giochi interattivi, addirittura inserisce anche una disciplina quale il Taekwondo, e poi il PATS e il CSRP, che sono dei programmi che sono stati sviluppati negli Stati Uniti e che garantiscono, promuovono in qualche modo le competenze sociali ed emotive. In realtà PATS e CSRP sono dei curricula inseriti all'interno appunto della scuola. Noi, per quanto riguarda questa presentazione, io mi focalizzerò principalmente sui computer-based training, che, come diceva Angelo, è l'oggetto del nostro studio all'interno del laboratorio. E qui ho fatto una rassegna, ho voluto in qualche modo riassumere quelli che sono un po' i principali, o quello che io ritengo gli strumenti comunemente utilizzati come software nella riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo. Abbiamo appunto CogMed, abbiamo CogniFit, iPro, ReadyNet e training cognitivo. In realtà ho fatto appunto indicato che cosa in qualche modo allenano questi software e quali possono essere i vantaggi. Ad esempio CogMed è uno strumento evidence-based in cui le prove sono in maniera elegantemente costruite, personalmente sono delle prove molto interessanti, è adattivo e intensivo, ma come appunto ho inserito qui uno degli svantaggi
di CogniMed e che diciamo, è necessaria un'abilitazione. Cioè, in realtà penso che in Italia sia probabilmente possibile un'abilitazione solo con il centro Leonardo in a Genova o comunque in Liguria. Vi è poi CogniFit, appunto, che ha come vantaggio quelli di avere dei programmi differenti, ad esempio a programmi dedicati alla ADHD. Ci sono per esempio delle prove strutturate come giochi, per cui c'è la gamification, però per quanto riguarda questo studio, almeno io personalmente non ho trovato in letteratura qualcosa che dimostri o che definisca appunto evidence-based questo, i compiti o perlomeno questo software. E un altro aspetto importante è che più delle volte questi giochi tendono ad essere poco selettivi, nel senso che tendono ad allenare più componenti o domini esecutivi allo stesso tempo. Abbiamo poi i Pro e Readinet, che sono degli strumenti molto conosciuti in letteratura, che sono appunto stati sviluppati per disturbi dell'apprendimento. Anche qui le prove sono delle prove ben costruite, sono per esempio, soprattutto nel caso di Pro, garantiscono quella che è la teleriabilitazione, ossia appunto la somministrazione delle prove da remoto, però appunto come evidenziato qua nella colonna, non sempre o non, è, non sono dei software dedicati in maniera abbastanza specifica per le funzioni esecutive. E infine abbiamo Training Cognitivo, che è una, potremmo dire, piattaforma dove vengono caricati appunto dei giochi che appunto permettono la stimolazione, il potenziamento delle funzioni esecutive. Sono comunemente utilizzate queste prove, ma sicuramente tra il vantaggio è che sono dei software gratuiti. L'unica, un aspetto sicuramente che io considero uno svantaggio è che a volte le prove non sono ben strutturate, non c'è una logica tra tutte le prove, in quanto comunque è una piattaforma sulla quale ognuno può caricare, non dico ognuno, ma comunque chi è interessato può caricare un gioco che ha sviluppato, appunto, che ha come oggetto di, come lavoro, le funzioni esecutive. Un altro limite forse che ha il training cognitivo è che non ha una componente di valutazione, ossia si parla unicamente di training o di potenziamento. A questo punto, all'interno del nostro laboratorio, considerando, appunto, focalizzandoci su quelli che sono i modelli alternativi, più precisamente i computer-based, vedendo un po' cosa esiste in letteratura, abbiamo detto che cosa possiamo, qual è il contributo che noi possiamo dare e che caratteristiche deve avere comunque il nostro software per non essere in qualche modo ridondante o analogo a quello che comunque già è presente in letteratura e che è comunemente utilizzato. Allora abbiamo pensato che innanzitutto ovviamente il nostro software doveva avere come principale obiettivo, come principale target, le funzioni esecutive. Esistono diversi modelli in letteratura sulle funzioni esecutive, quindi abbiamo appunto Marzocchi li descrive in maniera molto approfondita, abbiamo dei modelli unitari, modelli sequenziali, abbiamo dei modelli integrati. Noi abbiamo preferito un modello quale quello di Miyake, nel quale vengono considerate tre principali funzioni esecutive, che sono la flessibilità cognitiva, l'inibizione e la working memory. Queste in qualche modo interagiscono tra di loro a formare la pianificazione e infine abbiamo considerato, coerentemente anche con quanto ritiene abbiamo visto con Benzo, cercare di valutare anche poi l'attenzione. Secondo punto importante, la nostra applicazione doveva avere in qualche modo una componente di valutazione e componente di training. Soprattutto la cosa più importante è che queste due componenti in qualche modo interagissero o che il terapista potesse in qualche modo consultare la valutazione in modo tale poi da definire che tipo di training o di prove somministrare al bambino. Terzo aspetto, la gamification. Angelo l'ha, ha fatto un'introduzione ottima a quella che è la gamification, ossia l'applicazione di elementi di gioco all'interno di un contesto che non è di gioco, ma che in realtà ha un impatto importante, perché aumenta la motivazione del bambino, aumenta il suo coinvolgimento, rende l'esperienza di valutazione e di trattamento sicuramente più piacevole e quindi aumenta anche la sua collaborazione. Precisamente nel nostro caso di gamification
abbiamo inserito, poi vedremo il design, ossia comunque tutto strutturato in forma di gioco con dei caratteri simili comunque a dei cartoni animati. Abbiamo poi quello che diceva Angelo, ossia le altre componenti o le meccaniche, ossia dei livelli di difficoltà graduali, e in qualche modo anche il concetto, abbiamo introdotto il concetto di sfida. Poi abbiamo la teleriabilitazione. La nostra applicazione, diceva Angelo, appunto è nata sotto il primo, diciamo, durante il primo lockdown, per cui diciamo, cercava di pensare come contribuire o come aiutare i terapisti a fornire o a estendere comunque il trattamento da remoto. E quindi abbiamo ipotizzato che la nostra applicazione doveva assolutamente permettere la teleriabilitazione, ossia il lavoro a distanza. E infine, perché appunto io sono ricercatore, ho pensato questa, diciamo, questa doppia anima, anzi potrei dire, tra clinica e ricerca, ho pensato la nostra applicazione dovrà in qualche modo avere o essere utile sia per scopi clinici sia per scopi di ricerca. E quella componente di ricerca servirà soprattutto per fornire, per rilasciare quella che è un'applicazione solida dal punto di vista scientifico, ossia in altre parole evidence-based. A questo punto abbiamo la nostra applicazione, abbiamo sviluppato la nostra applicazione pensando come target a bambini dai 6 agli 11 anni. Per quanto riguarda le tipologie di utilizzo, abbiamo pensato ad una modalità di utilizzo terapista, ossia una modalità attraverso la quale il terapista può registrarsi, può registrare i bambini che ha in terapia e da remoto assegnare gli esercizi. D'altro canto abbiamo la modalità di utilizzo genitore, ossia una volta che il terapista crea, diciamo, registra un bambino, avrà delle credenziali. Queste credenziali dovranno essere inviate al genitore, che potrà utilizzarle per accedere a quelli che sono gli esercizi assegnati dal terapista. Poi abbiamo delle sessioni e abbiamo più precisamente la valutazione e il training, ossia abbiamo una componente, come stavamo dicendo, di valutazione appunto dei compiti, vedremo poi di, ecco qui, dei compiti di valutazione che mi permettono in qualche modo di adeguatamente valutare una specifica funzione esecutiva. E che cosa abbiamo visto? Innanzitutto abbiamo sviluppato 12 compiti, sono in realtà due compiti per ogni dominio esecutivo considerato, quindi flessibilità cognitiva, working memory, abbiamo detto l'attenzione selettiva, abbiamo parlato anche di pianificazione e di inibizione, però abbiamo aggiunto altre due prove per valutare l'updating sia visivo che uditivo della working memory. Perché al momento in letteratura, ancora una volta, per quanto ne sappiamo, non sembrerebbero essere stati tarati degli strumenti. Abbiamo delle prove con tre livelli di difficoltà crescente, quindi ogni compito cresce in maniera automatica di difficoltà. E infine abbiamo dei punteggi, un punteggio principale, cioè all'interno dei compiti di valutazione abbiamo un punteggio principale che va da 0 a 100 e che indica l'accuratezza della prestazione del bambino, ma in realtà vedremo, avremo anche degli ulteriori dati che possono essere utilizzati tanto per scopi di ricerca, ma anche per in qualche modo soddisfare degli, diciamo, delle curiosità cliniche del terapista. Qui appunto presentato, abbiamo detto, abbiamo 12 compiti per quanto riguarda la valutazione, in realtà non ho voluto inserirli tutti, altrimenti diciamo, sarebbe stata, diciamo, troppo lunga. Allora abbiamo inserito 4 compiti, un compito in questo caso di attenzione, ossia il bambino deve selezionare quello che è un oggetto target, in questo caso il cuore. Abbiamo un compito che è simile a un corsi, ossia il bambino, diciamo, si illuminano delle stelle, il bambino deve toccarle nella stessa sequenza in cui si sono illuminate. In realtà questa è la versione forward, ma esiste anche una versione backward per valutare appunto la working memory. Abbiamo un compito di labirinto per appunto valutare la pianificazione, in cui il bambino deve, diciamo,
far raggiungere all'animale il traguardo. E abbiamo qui un altro compito di pianificazione, ossia il bambino deve riprodurre la figura a sinistra utilizzando gli appositi erogatori con un numero, utilizzando un numero di nomosse predefinito. Veniamo invece al training. Per quanto riguarda il training abbiamo 15 compiti, ossia sono 3 compiti per ogni dominio esecutivo preso in esame. Abbiamo 4 livelli di difficoltà crescente per ogni compito, in realtà i livelli di difficoltà possono essere selezionati dal terapista, quindi il terapista può scegliere il compito da assegnare al bambino, cioè quindi quale dominio esecutivo allenare. Di questo dominio esecutivo quale compito scegliere, il numero di esercizi da assegnare, il livello di difficoltà da assegnare al bambino, i prompt, ossia gli aiuti da fornire al bambino per facilitarlo nell'esecuzione del compito, e anche qui abbiamo un punteggio principale che semplicemente è una, semplicemente se il bambino ha eseguito in maniera corretta o non appunto il compito, e poi degli ulteriori dati che ancora una volta sono per esempio dati come i tempi di reazione, l'onset della risposta del bambino, il tipo di errore commesso. Ovviamente appunto, come dicevo, è un elemento importante che in qualche modo sembrerebbe non essere presente in alcuni compiti, in alcuni software che ho citato in precedenza, è proprio la presenza di prompt. Ossia, quello che abbiamo pensato è cercare in qualche modo di fornire, per esempio, nella peggiore delle ipotesi, un prompt più incisivo al bambino e via via scalare fin quando, nel momento in cui lui riesce ad ottenere la prestazione massima senza prompt. Quindi questo è un aspetto che in alcuni software che abbiamo citato in precedenza assolutamente non vengono considerati. Qui invece abbiamo degli esempi di compiti di valutazione. Appunto abbiamo un compito di pianificazione, ossia il bambino deve decidere una serie di spostamenti sinistra e destra per raggiungere la stella. Oppure un compito di contingency, in realtà è molto simile in qualche modo al contingency naming test, ossia sul cartello mostrato dal robot compariranno 2 figure, una dentro l'altra. Se la figura è identica, il bambino deve indicare la forma con lo stesso colore. Se le forme sono differenti, il bambino deve selezionare l'alternativa che riprende la forma più esterna. Questo è un compito di flessibilità cognitiva. Un altro compito è un compito di inibizione, ossia vengono mostrati, viene mostrato sul cartello, su questa insegna viene mostrato un fungo, verranno poi mostrati altri funghi in basso e il bambino deve selezionare il fungo che non ha le caratteristiche velenose di quello indicato sull'insegna, ossia colore e forma. Infine abbiamo un altro compito, che è un compito di updating, in cui il bambino deve contare il numero di giochi che cadono all'interno di una scatola e rispondere ad una domanda finale. In questo caso rispondere quante bambole sono cadute. Come abbiamo detto, come ho detto in precedenza, abbiamo anche un database sul quale vengono raccolti ulteriori dati delle prestazioni del bambino.
Appunto, è possibile scegliere tra i bambini che ha il terapista. Qui avremo sia i compiti che compongono la valutazione, sia quelli che compongono il training. Da qui selezionare il compito che noi riteniamo importante. Da qui abbiamo accesso a tutte le informazioni, diciamo alle altre informazioni circa la prestazione del bambino, che possono essere ad esempio il numero di risposte corrette, il rapporto di numero di risposte corrette e target, i tempi di reazione, l'onset e anche il numero ad esempio di omissioni o commissioni che il bambino ha prodotto. Inoltre abbiamo inserito la possibilità di esportare questi file in Excel in modo tale appunto per utilizzarli a scopi di ricerca. In conclusione, che cosa dobbiamo considerare? O perlomeno vorrei concludere indicando che cosa il clinico che lavora nel potenziamento della valutazione, nel potenziamento delle funzioni esecutive, che cosa deve considerare, soprattutto quando parliamo appunto di disturbi del neurosviluppo. Innanzitutto la considerazione di strumenti alternativi. Facciamo bene attenzione, in genere ci è stato detto, vabbè, ma il bambino in genere sta sempre con la testa nel tablet, quindi questo non può far male al bambino. In realtà stiamo parlando di strumenti alternativi che assolutamente non si sostituiscono al, diciamo, agli strumenti classici, ma in qualche modo li affiancano, soprattutto quando parliamo di training. Quando parliamo di training, di trattamento o perlomeno di potenziamento delle funzioni esecutive, questi strumenti alternativi, come nel caso nostro Astras, vanno affiancati a, diciamo, al trattamento classico. Inoltre, questi strumenti devono avere una componente di gamification, quindi devono in qualche modo utilizzare un canale che sia più familiare al bambino. Diceva appunto Angelo, mostrando il video della bambina, che appunto era più familiare a un tablet che non ad una rivista. Deve avere delle componenti di valutazione e training che in qualche modo tra di loro interagiscono. Deve garantire la teleriabilitazione. Deve avere un doppio, diciamo, obiettivo, ossia soddisfare, diciamo, delle domande, dei quesiti clinici, ma anche appunto di ricerca, questo soprattutto per quanto riguarda la solidità scientifica dello strumento, che è appunto l'ultimo aspetto che, diciamo, personalmente è estremamente importante, cioè dobbiamo utilizzare uno strumento che in qualche modo sia, diciamo, abbia una base scientifica solida e che in qualche modo il suo utilizzo porta a dei, diciamo, significativi miglioramenti nel bambino. Come, diciamo, legandomi a quello che diceva Angelo, bisogna evitare un po' di cadere in tutto quel marasma di applicazioni che sono ormai presenti sugli store, che appunto di brain training o come di, diciamo, allenamento per la mente, che in realtà però non hanno una solida base sulle quali appunto si poggiano. A questo punto vorrei appunto ringraziare per, diciamo, l'opportunità di presentare questa applicazione per questo webinar, e poi appunto, come dicevo, in quest'ultima slide trovate la mia email e potete contattare appunto sia per ottenere, cioè per avere le slide, sia per fare anche ulteriori domande circa il software. Allora, grazie Raffaele, e lascio la parola al presidente. Io intanto invio anche il link per l'attestato nella chat, così lo potranno trovare tutti. Sì, allora io ne approfitto brevemente, perché poi non voglio neanche forzare troppo la partecipazione dei colleghi, che devo dire sono ancora, soprattutto sulla piattaforma Zoom, tantissimi, siamo quasi 200, abbiamo superato i 300 prima con la diretta Facebook, quindi nonostante l'ora siamo molto contenti della partecipazione di tutte le colleghe e tutti i colleghi. Volevo solo fare un riferimento, non entro nel contenuto di quanto detto da Raffaele, che tra l'altro è stato anche molto, molto chiaro, molto sintetico, ma allo stesso tempo poi anche molto accattivante la sua presentazione, perché poter vedere poi degli esempi pratici, no, di quello che
gli psicologi possono fare nelle proprie attività lavorative è sicuramente qualcosa di molto coinvolgente. Prima lui diceva, quando parlava dei test, delle batterie, che bisogna anche diciamo utilizzare delle domande, del materiale che deve risultare interessante, no? Soprattutto quando si lavora con i bambini, altrimenti non se ne esce. Ed io ricordo questo piccolo aneddoto. Io ho svolto 4 anni di tirocinio, quello diciamo necessario per l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia, presso un consultorio familiare, con una mole di lavoro davvero interminabile, con una sola tutor, e questo riguarda anche quello che molto spesso noi diciamo, no, dei dipendenti pubblici, che sono pochi, a lavorare lì per 4 comuni che rappresentavano un consultorio, quindi circa 60.000 cittadini, e c'era questa bambina di 7 anni, questo non lo posso mai dimenticare, alla quale era stato deciso poi di somministrare il test del disegno della famiglia, dell'albero, della figura umana, che erano un po' i classici che venivano utilizzati insieme poi allo scenotest, che era un altro test molto particolare, lì al consultorio. Questa bambina si ferma, ci guarda e ci dice: va bene, io dopo ti disegno la famiglia, ti disegno l'albero, quell'altra cosa che non ho capito, ma poi dopo parliamo di cose serie. Questa è rimasta ovviamente nella storia, no? Un pochettino a dimostrazione di quanto l'aderenza al contesto e il calare tutto all'età del bambino, ma soprattutto affinché sia interessante, risulta poi fondamentale per la riuscita e la somministrazione sicuramente in età evolutiva, credo, di qualsiasi test. Poi gli esperti a riguardo potranno confermarlo sicuramente molto meglio di me. Io mi fermo qui e ovviamente voglio ringraziare ancora una volta i relatori, quindi il professor Massimiliano Conson, Angelo Rega, Raffaele Nappo, che hanno messo a disposizione il loro sapere concreto a riguardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a voi. Vi salutiamo e vi aspettiamo, diamo solo come informazione che ovviamente si terrà un altro webinar domani sera alle 18, che è quello sui disturbi dello spettro autistico, i possibili interventi in ruolo dello psicologo, e stiamo per pubblicare la locandina, lo faremo a minuti. Poi abbiamo un webinar invece giovedì sempre alle 18 sul tema della psicologia dell'emergenza, molto interessante, al quale parteciperanno esperti del settore, e poi venerdì l'ultimo webinar che chiude questa settimana di benvenuto ai nuovi iscritti, ma non solo ai nuovi iscritti, sul tema invece che riguarda la sessuologia clinica, con uno dei nostri consiglieri. Quindi ringraziamo tutti ed auguriamo a tutti voi buona serata. Buonasera, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.